Nuovo attacco giallorosso in vetrina al Bentegodi. Edin Dzeko, arrivato dal Manchester City, e Mohamed Salah. Titolare Gervinho inizia in panchina Francesco Totti, così come Gianpaolo Pazzini nell'Hellas Verona. Il tridente gialloblu è Luca Toni, Bosco Jankovic, Juanito Gomez. Subito pericoloso. Il destro di Gervinho, fuori di pochissimo. La Roma controlla il possesso palla, l'Hellas reagisce in velocità, colpo su colpo. Ma con il sinistro Greco, poi il colpo di testa, il salvataggio sulla linea, di De Rossi. Poi c'è Szczęsny e Daniele De Rossi tengono i giallorossi inchiodati allo 0-0 e anche nel secondo tempo le due squadre caricano a testa bassa. E qui la pressione di Alfredson, il miracolo di Szczęsny, poi il tiro di Juanito, ancora Szczęsny in due tempi blocca. Che occasione per il Verona! In mezzo Alfredson, Jankovic, e il primo gol del campionato è dell'Hellas Verona. Nainggolan, Edin Dzeko, scambio con Florenzi, il gol! Il pareggio della Roma al 66esimo minuto. Dura appena 5 minuti l'illusione dell'Hellas Verona. Alessandro Florenzi beffa Rafael e i giallorossi invadono la metà campo gialloblu per il gol della vittoria. In destro Torosidis, la sponda per Pjanic, solo Pjanic! La gara inaugurale del campionato finisce 1-1. È la prima volta che Rudy Garcia non vince all'esordio nel torneo. Ci proverà la seconda, in casa, contro la Juventus. Sappiamo che questa sera i uomini erano contati. Ho anche dovuto inserire Norbert Jonker sulla panchina di fretta, anche se lui non ha quasi alcuni allenamenti con noi. Non abbiamo Maicon, aspettiamo il terzino sinistro. E abbiamo Antonio Rudiger in infermeria e sappiamo che per il momento ci serve con gli uomini disponibili di fare al meglio, ma sono contento della difesa. Florenzi sta imparando bene il ruolo, ha fatto anche un gol come lo sa fare lui, perché tiri da fuori contro una squadra tutta schierata indietro è anche una soluzione, l'ha trovato Flore, ma sul piano difensivo ha lavorato bene. Meccanismi non penso, è più il fatto che gli uomini devono trovare il 100% della loro forma. Tus non è mai stata una sfida come le altre, è quel tipo di partita che per polemiche, aspettative e rivalità acquista sempre comunque il titolo di evento. Seconda giornata di Serie A Team, Stadio Olimpico, Roma contro Juve. Tra poco si parte, c'è l'ok di tutti, fischietto in bocca. Si parte, è iniziata Roma-Juventus. Iago Falche con il destro per Dzeko, lavora di sponda, male. Poi Pogba sbaglia perché rischia il dribbling. Iago Falche con il mancino. Palla che finisce sopra la traversa. Cross che arriva basso per Dzeko. Non riesce a girare verso la porta di Buffon. Nainggolan, Salah, punta Chiellini, all'indietro per Pjanic, palo! E poi Bonucci in calcio d'angolo. Torna a tremare la Juventus. Arriva l'ok, si riparte. Poi al volo Florenzi, diventa un assist per Dzeko, era di rigore. Dzeko, Buffon con i piedi. Bravissima a respingere. Va Pjanic! 1-0 a Roma! La firma di Miralem Pjanic!
immobile Gigi Buffon, palla sopra la barriera e la Roma è avanti. C'è il fischio, va Dybala, palla alta, mentre è pronto ad entrare Pereira, arriva espulsione per Rubinho. Dybala al cross per Pogba, sul fondo, non trova la porta, Paul Pogba. Nainggolan, il missile, Buffon in calcio d'angolo, si infila tra Pogba ed Evra, un fallo di Patrice Evra, saltato Evra, costretto a spendere il fallo, cartellino giallo per Evra, giallo più giallo vuol dire rosso. Iago Falcheno riesce a controllare, riesce a crossare per Dzeko che prende posizione. Dzeko! 2-0 Roma! Un gol da attaccante vero! Ha preso posizione e ha messo alle spalle di Buffon. Pereira, ancora per Morata, palla di ritorno per Pereira, in area di rigore. Pereira cerca Dybala! La Juve ancora viva! A tre dalla fine, il primo gol in campionato con la maglia bianconera di Paolo Dybala. Il cross sul secondo palo, il colpo di testa di Bonucci. Szczęsny con un super intervento a salvare la Roma. Ecco la parola alla fine di Rizzoli, vince la Roma 2-1. Se è una partita del campionato, ma una partita importante sicuramente, quindi tre punti importantissimi contro un rivale per quest'anno per il primo posto, quindi noi faremo di tutto per finire più in alto possibile. Stasera squadra superiore siamo stati noi dall'inizio fino alla fine, ecco, una grande Roma, grande merito a tutti stasera. È stata una punizione perfetta, mille. Buffon non si è nemmeno mosso. È sempre perfetta quando è dentro la porta, quindi gol importante, diciamo, e sono contento per quello. Sono stato vicino pure al primo tempo. L'importante è che la squadra ha preso i tre punti e sono ancora molto più felice pure per Edin, che ha segnato il suo primo gol qua. Ecco, spero che ci segnerà ancora tanti altri e forza Roma. It was a special feeling for me, special emotions. I think you could see after the goal, and I was happy to score the first goal here in such a big game and have the team win the three points against the champions. Dice sì, una sensazione speciale, fantastica, anche a livello emotivo, credo si sia visto, no, dopo il gol. Segnare in una partita così importante, contribuire alla vittoria, ai tre punti, non poteva iniziare meglio. Infatti questa corsa contro la Sud, cioè verso la Sud, si è già instaurato un feeling incredibile, tutti chiamano il tuo nome. Your run towards the fans, it was just fantastic. It was just emotion. I didn't think about it, just went for it, and I have to say the feeling was amazing. Ci sono state delle sensazioni fortissime e spontanee, mi è venuto istintivo correre verso la curva, i tifosi, bellissimo. L'ultima. La prima volta che affronti la Juve. Volevo dire, è una squadra davvero imbattibile. First time you play against Juventus, is it the unbeatable team you've seen over the past few years? Nobody is unbeatable. We showed them today, and I think we played a fantastic game today, and at the end we deserved the win, and now we have we have to enjoy, and there is no teams you cannot beat, but next game is even more important, because if you don't win against Frosinone, this game doesn't count. No, nessuno è imbattibile, lo abbiamo dimostrato oggi, è stata una grande partita, e niente, ne siamo davvero felici, ma adesso quello che conta, ancora più importante, è la prossima partita contro il Frosinone, altrimenti vanifichiamo questa vittoria se non vinciamo la prossima. Thank you. Grazie. Buonasera mister, tanto complimenti, perché io dico sempre che ben comincia a metà dell'opera, parte la Juventus a metà poco. Però quello che mi è piaciuto di più in questa partita è stato quello che poi le ha detto in anticipo, ha detto che bisogna aggredire come se si partisse in svantaggio. Loro ha fatto questo non solo però per il primo tempo, perché ci ha toccato, per tutta la partita. Poi alla base di tutto questo giocatore Dzeko, che è vero ha fatto un grande gol, però torna su tutti i palloni anche con la
fatto di essere alto non sia stancata, dato quel grande contributo che serviva alla Roma nella passata stagione. Partita, perché se era tutta la partita il gol non lo prendevamo, ma dicendo solo questa parte negativa della partita, ovviamente che non è solo la vittoria che è bella questa sera, se soprattutto in quel modo l'abbiamo ottenuto. Con il gioco, con il pressing, veramente complimenti ai giocatori, tutto il merito è loro. Hanno seguito il nostro piano tattico alla grande, la prima linea difensiva ha fatto un grande lavoro, non solo Edin Dzeko ma anche Mohamed Salah e Iago Falk, e soprattutto abbiamo giocato su dei ritmi alti. E questa strada che abbiamo preso questa sera è la strada giusta che dobbiamo seguire, e speriamo nella partita. Amici della Serie A Team, un saluto dallo stadio Mattusa di Frosinone per Frosinone Roma ad Andrea Di Staso. È il primo derby laziale della stagione e la prima storica sfida in Serie A Team tra queste due squadre, con il Frosinone che non è riuscito a raccogliere punti nelle prime due giornate di campionato, la Roma invece con 4 punti e soprattutto reduce dal successo di prestigio prima della sosta per le nazionali contro la Juventus. È iniziato il match. Paglia De Rossi, l'anticipo su Totti da parte di Gucher, che vede fuori dai pali Szczęsny, prova a sorprenderlo con una conclusione dalla lunghissima distanza, rimane in totale controllo però portiere arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Arsenal. Totti, un'occhiata, poi il tocco per Iago Falque che cerca il tiro cross, Dzeko non ci arriva. Florenzi, palla sul secondo palo, Keita tutto solo, colpisce male Cipsa, addirittura Totti a inseguire il ragazzino arrivato dal Sassuolo. Poi Gervinho combatte con Rosi, alla meglio quest'ultimo. Tonev col mancino, super Szczęsny in calcio d'angolo, grande conclusione di Tonev. Digne cercare la testa di Dzeko, pallone che filtra, Iago Falque, la Roma è in vantaggio al 44esimo con il primo gol con la maglia giallorossa dell'esterno spagnolo. Si è addormentata la difesa del Frosinone sulla rimessa di Digne ed è arrivato il tocco comodo con il mancino di Iago Falque. Colpo di testa da parte di Ciofani, illusione ottica del gol per i 9.000 del Mattusa. Palla sul secondo palo, vuoto, Leali ha schiacciato Manolas. Manolas, anche lui se ne va di prepotenza, poi sbaglia tutte, una Roma mi sembra molto in difficoltà. Verde, allora col mancino, prova a sollecitare i riflessi di Szczęsny. Dentro intanto Iturbe, lui l'ultimo. Ancora di più se si considerano le 39 primavere. Occhio a Verde intanto! Sinistro fuori di poco. Nainggolan si avvicina a piccoli passi verso l'area di rigore. Florenzi, traversa clamorosa! Salah lo contiene Pavlovic, poi si gioca, qualche dubbio, Iturbe in campo aperto, Iturbe, la chiude Iturbe di potenza a 20 secondi dalla fine, raddoppio Roma e punizione che diventa severa. Mette giù palla Iturbe, finisce qui. La Roma sbanca il Mattusa con le reti nei finali dei rispettivi tempi di Iago Falque e di Iturbe.
Gentili amiche ed amici sportivi, un saluto da Federico Casotti. Serie A che conta la sua giornata. Fermare il Barcellona degli extraterrestri impone alla Roma di cercare un nuovo successo in campionato, ma di fronte c'è il Sassuolo dell'ex giallorosso Di Francesco, che ha la striscia di battibilità più lunga del campionato italiano. 8 gare senza sconfitte, è la quarta giornata della Serie A Team. Questa è Roma-Sassuolo. Bentrovati, un saluto da parte di Matteo Marceddu. È iniziata Roma-Sassuolo. Floro Flores porta palla, lo segue il greco, lo aggira, evita anche mai con grande azione di Floro Flores. Duncan col sinistro, Missiroli si appoggia poi su Politano, preso da Nainggolan. Missiroli ancora un ottimo 1-2 con Politano, lo richiede a De Frel, di nuovo tenuto De Frel, splendida azione, De Frel punta l'area di rigore, va a sinistro e segna il gol dell'1-0. De Frel, il primo gol con la maglia del Sassuolo dopo 22 minuti del primo tempo. Pjanic, siamo dall'altra parte, Salah, posizione regolare, Salah, consigli, dice di no, poi ancora Pjanic, palleggia con la testa, Pjanic in area, chiede un tocco di mano, non c'è nulla. Si stanno scaldando intanto Seydou Keita ed Edin Dzeko, due giocatori d'esperienza, occhio al retropassaggio di consigli, Totti, la conclusione di Totti, approfitta dell'errore di consigli e pareggia 1-1 dopo 36 minuti del primo tempo. Alla sua velocità, se ne va velocissimo l'egiziano, lo segue Totti, anche se dietro, va da solo Salah, consigli, mette in calcio d'angolo, cost to cost. Prova a far da solo dentro per Politano, il pallone di Politano, segna proprio contro la Roma, 2-1 del Sassuolo al 45esimo del primo tempo, il cuore di Politano, il raddoppio del Sassuolo. Occhio intanto De Frel, altro errore di Rudiger, De Frel punta l'area, cerca la finta a rientrare, poi di nuovo la finta verso il destro, De Frel, e gli chiude la porta De Santis. Inizia il secondo tempo di Roma-Sassuolo. Ancora il colpo di testa ad allontanare, poi la conclusione al volo, un gol meraviglioso per il pareggio della Roma. Mohamed Salah con un sinistro fantastico fissa il risultato sul momentaneo 2-2. È un avvio fantastico di secondo tempo per la Roma, subito all'attacco, subito in gol Salah. Allora l'azione del Sassuolo continua, ma è arretrata di qualche metro, adesso si ripropone Floro Flores, al destro ancora lì il pallone, ma c'è fallo in attacco da parte dei neroverdi, sempre insidiosi quando attaccano in contropiede. Lancio lungo verso consigli, messo in difficoltà, Totti va al tiro che è deviato dal portiere del Sassuolo che la stava per combinare ancora una volta. Vuole sfondare a destra, non ce la fa, poi il pallone torna dalle sue parti, occhio a Salah che carica a sinistro e consigli fa un miracolo. Al minuto 83 toglie dalla porta il pallone del 3-2 per la Roma e della doppietta personale per l'egiziano. Tocco sotto, Peluso la mette fuori, titoli di coda, finisce qua un fantastico Roma-Sassuolo, 2-2 come l'anno scorso, e per Roma e Sassuolo si tratta di due vittorie e due pareggi nell'inizio di questo campionato. 5 uomini rispetto alla partita contro il Barcellona. È stata una scelta che in qualche modo si sentirebbe di rifare adesso dopo questo risultato. Ma sì, ovviamente, ovviamente, perché non è che dico solo ho una rosa importante e serve di fare appello a tutti, perché la stagione sarà lunga, perché non giocheranno 38 partite di campionato più la Champions League, più la Coppa Italia, sempre la stessa formazione. C'è da fare delle valutazioni obiettive, anche sull'anno scorso chi non ha avuto l'abitudine di giocare 3 partite da fila, penso a Lucas Digne per esempio, perché una partita, se diciamo sappiamo che abbiamo ragione, se non diciamo sappiamo che c'è sempre qualcosa da dire, e questo 2-2 con la stessa squadra che ha iniziato contro il Barcellona, allora
stagione sarebbe perché niente turnover. Io sono giustamente dopo a fare delle valutazioni e analisi di chi ha iniziato questa partita e chi giocava meno, perché io le risposte le aspetto sul campo di chi metto in formazione e dopo così si valuta ovviamente. Grazie. Nell'arco degli ultimi quattro giorni ho visto due roba completamente diversa. Una contro il Barcellona, non ha avuto il possesso palla, è stata ben organizzata, è ben sistemata dietro. Oggi invece si vedrà un possesso palla. Io secondo me si è trovata più comoda contro il Barcellona. Non so cosa pensa lei al riguardo. No, perché siamo fatti per giocare delle partite come questa sera, ma perché sapevamo uno che il Sassuolo è una buonissima squadra di contropiede, perché è un attacco di grande livello con giocatori veloci, ma il problema è che se tu lasci un metro o due metri perché non sei abbastanza vicino, sei troppo lontano dal tuo avversario, come sul primo gol, puoi soffrire tanto. Infatti contro la Juve erano molto più aggressivi. Se guardate i numeri dicono che Sassuolo è stato più forte di noi sul piano dei contrasti, dei duelli, e in casa non può succedere questa cosa. Se guardate i numeri, sono numeri di una squadra che ha attaccato, perché non parlo neanche del possesso, il possesso ti deve portare a tirare in porta, a tirare nello specchio, a fare dei cross, e quando facciamo dei cross ci deve essere qualcuno nell'area. Se non c'è nessuno, i 27 cross che facciamo oggi non arrivano mai, è giusto. Tutti questi numeri sono aggiuntivi alla sensazione che abbiamo avuto, e la sensazione è ovvia, abbiamo fatto un brutto primo tempo. Lorenzi, che hanno l'adrenalina di uno splendido gol, una splendida partita con il Barcellona, invece di lasciarlo in panchina, e se lei, se ho capito bene dalla risposta che ha dato a Guido, cioè lei pensa di non aver sbagliato formazione? L'allenatore che vince non sbaglia mai, anche se sbaglia ovviamente, e quello che non vince sembra che sbaglia. Facciamo una fantascienza, abbiamo fatto 2-2 con le 11 stessi giocatori, ma Florenzi si è strappato un muscolo stasera e lei mi dice: ma perché non hai tolto Florenzi che ha finito con le crampi contro il Barcellona? Il segno del poi è sempre semplice, io faccio, come dico, appello a tutti i giocatori, perché non farò la stagione solo con 11 giocatori. Comunque convinto di non averla sbagliata? Ma nessuno è perfetto, chi non fa niente non sbaglia. Ma se lei vuole che ho sbagliato, non è un problema. Sampdoria e la Roma che si affrontano al Ferraris. Per la Roma la necessità di fornire una prestazione convincente per diradare le tante nubi intorno ai giallorossi, in particolare a Rudy Garcia. Sampdoria che attacca da sinistra a destra, maglia blu cerchiata, calzoncini bianchi, maglia giallorossa per la Roma. Partiti, è iniziata Sampdoria-Roma. Barreto, va via Barreto a Digne, Barreto mette in mezzo, palla bassa, la conclusione, la parata di De Santis su Correa. Va Pjanic con il destro, palla scagliata dentro l'area piccola, allontana Silvestre, Nainggolan manda fuori a colpo sicuro Raja Nainggolan. Salah mette in mezzo, non ci arriva, poi la conclusione di Pjanic e la respinta di Viviano. Di nuovo Dzeko, primo dribbling, ancora Dzeko, prova a mettere in mezzo, si esalta Viviano, poi il tiro di Florenzi alto. Mesba per Fernando. Il lancio di Fernando, il controllo di De Rossi, poi prova a inserirsi Muriel, anzi Eder, termina a terra Eder. È stato ammonito Eder.
Va via Dzeko, sguscia il numero 9. Dzeko prova! Benché disturbato il bosniaco, manda fuori di pochissimo. Mentre intanto c'è la conclusione, il gol del vantaggio della Sampdoria con Eder, ancora Eder, sempre Eder, la sblocca sempre lui, è il sesto gol in campionato per l'attaccante azzurro. Va Pjanic, palla deviata, si supera Viviano, allontana poi Eder. Digne. Mette in mezzo, riesce a chiudere, poi ancora Salah ed il pareggio della Roma, segnato Mohamed Salah, il secondo gol in giallo-rosso per il giocatore egiziano. Ha segnato Mohamed Salah al 69esimo. Poi Pjanic, a spazio Pjanic, di nuovo Salah, palla a giro e si supera Viviano ancora una volta. Eder, Eder dentro l'area, Eder, Eder, Eder prova la porta vuota, autogol di Manolas, va in vantaggio la Sampdoria a 5 minuti dalla fine, incredibile al Ferraris. A posto così. Finisce con la vittoria 2-1 della Sampdoria contro la Roma in questa quinta giornata. Mancata un po' di cinismo davanti alla porta e mancata il fatto di fare forse meno errori sul piano difensivi per vincere. Dopo sul modo non c'è niente da dire alla squadra, ha creato tanto, c'è stato un volume di gioco incredibile, ho giocato con ritmo. Ma dobbiamo concretizzare in attacco le occasioni che abbiamo e in difesa, anche se abbiamo sofferto poco, ci siamo messi da soli quasi in difficoltà. Non eravamo già contento con un pareggio, allora immaginatevi con una sconfitta. No, ma sul piano dei punti, queste due giornate contro il Sassuolo e stasera, dove abbiamo preso sempre due gol, lo dico perché è difficile vincere se prendiamo sempre due gol e dobbiamo migliorare l'efficacia difensiva. Il riparto difensivo è stato buono, i quattro da difesa hanno giocato bene, a parte uno o due volte dove abbiamo aiutato la Sampdoria a fare un risultato. Non è che serve di guardare il distacco con il primo, serve di prendere dei punti. Olimpico a caccia del primo successo in campionato ed esibendo come biglietto da visita lo stesso rendimento della Roma delle ultime due gare, un solo punto. In attacco per gli emiliani l'ex riferimento offensivo giallorosso Marco Boriello. Pjanic per Dzeko, anticipato da Borriello, poi Digne, diventa buono il pallone per Manolas, che in posizione regolare porta avanti la Roma. Va Pjanic, Miralem Pjanic, 2-0 Roma. Ignorato da Gabriel Silva, Maicon calcia, Perkić, poi Gervinho. La palla del 3-0. Il comitato d'accoglienza per la neopromossa non è tenero, ma i biancorossi non difettano di carattere. Matos, poi Gabriel Silva, le cross per Borriello. Marco Borriello con una grande girata. La banda Rudy Garcia chiude il primo tempo confermando le statistiche dei primi turni. È la squadra che calcia in porta più frequentemente e stavolta concretizza pure. Totti in area di rigore, Totti, Perkić, poi Salah. Deve solo spingere in porta la palla del 4-1 Roma.
solo un cameo per Francesco Totti, che come Dzeko e Keita chiude il match con guai fisici. Marco Cersala lo vede Turbe, mai con il cross per Digne. Lasagna cerca Matos, palla all'indietro per Di Gaudio, messo giù, calcio di rigore. Va Matos, para De Santis, super De Santis! De Santis cala il sipario su una partita che rilancia una Roma che ha già sbloccato in fase realizzativa 10 giocatori diversi. Il Carpi esonera Castori. Per questi infortuni, come ho detto, incredibile di dover fare tre cambi su infortuni dopo 50 minuti. E così dobbiamo fare con questa cosa. Riteniamo che la squadra ha prodotto ancora gioco questa sera, ma con l'efficacia davanti e anche cancellando i piccoli errori che ci hanno costato tanto alla Sampdoria. Ma come avevo detto dopo la Sampdoria, lo posso dire ancora questa sera, la strada è quella, e sono tanti motivi di soddisfazione, l'entrata di Wenger, il quinto gol, non è perché lo fa Lucas Digne, ma perché crossa il terzino destro e fa gol terzino sinistro. E sì, è vero, Morgan che fa una seconda parata sul rigore, ma incredibile di coraggio. E dopo cinque giocatori che vanno a segno e tra di loro due attaccanti, Sala Gervinho, sono sempre punti positivi. A Palermo per ritrovare il sorriso. Delusa dalla sconfitta in Bielorussia, la Roma cerca conferme in campionato e per i rosanero, reduci da tre KO di fila, l'avvio è shock. Lo scambio proprio con Florenzi, ancora Florenzi, può metterla per Pjanic di sinistro, il vantaggio della Roma. Salah prova a far passare questo pallone, arriva Pjanic di destro, Cicca però ancora lì il pallone per Florenzi. Gervinho di destro, ma che gol da parte di Gervinho, 3-0. Roma insaziabile, 3 gol in 27 minuti. I giallorossi vanno a segno da 18 partite consecutive in Serie A, con 32 reti all'attivo. Palermo tramortito. Iachini prova a rientrare con Alberto Gilardino. Gilardino, lo stop. Gilardino con il sinistro. Primo gol in rosanero dell'ex Viola. L'undicesimo alla Roma. Solo all'Udinese ha segnato di più. La Roma si complica la vita, ma nel finale ci pensa Gervinho. Allarme Palermo, è la 400esima sconfitta in Serie A e non perdeva 4 partite di fila da maggio 2013, l'anno della retrocessione. Meglio un tour de force che durerà più di 3 settimane, 8ª giornata di Serie A Team. Iniziano gli esami per la Roma di Rudy Garcia, che non può più sbagliare se vuole trasformare le proprie ambizioni in punti pesanti. Di fronte oggi un Empoli condizionato da tante assenze, ma desideroso di fare bella figura con i giallorossi come nella scorsa stagione. Stadio Olimpico, Roma-Empoli, bentrovati e un saluto da parte di Matteo Marceddu. Giornata cruciale questa per il cammino della Roma. De Rossi, Florenzi, sale anche Toro Sidis a destra, porta palla, centrocampista della nazionale che va dentro da Gervinho, Gervinho prova la conclusione, grande chiusura di Tonelli, calcio d'angolo per la Roma, va Gervinho, lo segue Digne,
fa tutto da solo Gervinho, che poi si appoggia a Salah, praticamente un passaggio per Iago Falk, che torna in gioco Digne, posizione per il cross che arriva verso Gervinho, di testa la schiaccia para Skorupski. Male il controllo di Tonelli, ne approfitta Iago Falk che lancia nello spazio Salah. Salah si accende lui, va col sinistro e non riesce ad abbassare il pallone. Parte la battuta sul primo palo, Barba la tocca, Szczęsny non deve intervenire. Pallone sul fondo. Roma che ha recuperato il pallone, va nello spazio con Salah. Salah e Gervinho, pallone per Gervinho, può andare alla conclusione che arriva. Skorupski para. Siamo già dall'altra parte, Paredes, apertura verso Maccarrone, vediamo come sfrutta questo contropiede l'Empoli, dentro per Krunic, il sinistro, Szczęsny. Maccarrone, buona la finta rientrare, Maccarrone può andare alla conclusione, centrale potente, para Szczęsny. Buono stop a seguire da parte di Florenzi, la finta su Diusse, libera al destro Florenzi, centrale Skorupski. Salah, dentro per Florenzi, stop a seguire, poi forse è spinto e infatti conquista un calcio di punizione interessante. Va Pjanic, in porta! Miralem Pjanic, 1-0 della Roma, quarto gol in campionato, un'altra magia da calcio di punizione per Miralem Pjanic. Va a battere con il destro verso De Rossi, di testa! Daniele De Rossi festeggia così le sue 500 gare in giallo-rosso con il gol del 2-0 sull'Empoli. Dentro il pallone per la velocità di Gervinho, dall'altra parte arriva Salah, Gervinho, sguardo in mezzo di Gervinho per Salah! Mohamed Salah, la festa della Roma è completa, 3-0 all'Empoli, ottimo assist di Gervinho e gol da parte di Salah. Livaja insiste, Livaja va dentro il croato, Buchel prova la conclusione, Buchel, e arriva il gol dell'Empoli, 3-1, il primo gol in questo campionato. La conclusione del giocatore del Liechtenstein. Manolas in qualche modo. Occhio all'Empoli che va nello spazio con Alessandro Piu. Prova al sinistro. In due tempi Szczęsny. Fischio di Giacomelli. Titoli di coda. Vince la Roma. Terzo successo consecutivo per i giallorossi che iniziano col piede giusto il tour de force delle prossime settimane. E Fiorentina e Roma allo specchio al Franchi, dove i padroni di casa hanno sempre vinto senza subire gol. La miglior difesa dovrà cercare di arginare il miglior attacco. Edin Dzeko torna al centro del tridente giallorosso. Rudy Garcia ci ha pensato su, alla fine si è convinto. Salah parte titolare. Pjanic, nel triangolo con Salah! Il gol dell'ex! Un capolavoro! È proprio l'uomo più atteso a far crollare il muro viola. Gol pesante, ma l'esultanza è soffocata da un vortice di emozioni. Gonzalo Rodriguez, altro pallone lungo, Kalinic, posizione regolare, Kalinic col pallonetto! Ripartenza Roma, occhio a Gervinho, Fiorentina sbilanciatissima, Gervinho, Gervinho, c'è anche Salah, Gervinho! Contropiede da manuale della Roma! Nemmeno l'autovelox ferma la velocità di Gervinho. Quarto gol in 4 gare per l'Ivoriano e 0-2. La Fiorentina si aggrappa ai numeri di Josip Iličić. Lo sloveno ha segnato 5 gol nelle ultime 6 partite al Franchi. Ancora Dzeko, gran palla per Gervinho, Gervinho, Gervinho fino in fondo e poi Pjanic, salvataggio di Bernardeschi.
Paolo Sosa si affida a tutti gli attaccanti che ha a disposizione e carica a testa bassa. Grande giocata di Rossi per Nordeschi, scelti di respingere non benissimo. E con Babacar i giocatori offensivi diventano addirittura 6, ma il cronometro è alleato della Roma. Dentro per Kalinic, da solo Kalinic! Anche a Firenze i giallorossi prendono gol, ma il tempo ormai è finito. Secondo KO di fila per la Fiorentina e quarta vittoria consecutiva per la squadra di Rudy Garcia, che mette la freccia. La Roma è la terza capolista diversa in 9 giornate. Contento non solo della vittoria del primo posto, ma contento della partita, del contenuto e della performance della squadra. Sono contento per i miei giocatori, sono loro in campo che fanno le cose, io non corro, io chiedo delle cose e dopo vedo se lo fanno o no, ma dall'inizio della stagione non ho niente da dire perché sono sempre stati veramente perfetti sul fatto di dare tutto. Ha vinto quella che è stata più concreta, per quello che noi abbiamo costruito, per il dominio che noi abbiamo avuto, per il coraggio che abbiamo messo in campo, per il gioco che abbiamo creato, per la velocità, l'intensità, la voglia di questa squadra. Io credo che purtroppo il risultato non è stato al stesso livello. Loro avevano la difesa più alta, avevamo meno spazio tra le linee, poi avevano una ripartenza pericolosa, quindi dovevamo essere attenti. Ci sono approfittati di questi due errori. Come ti ho detto, peccato, perché siamo stati lì, potevamo fare di più. Very important, we played, Abbiamo giocato da squadra, questo è l'aspetto che più conta. Abbiamo ottenuto una vittoria importante, ci godiamo il primato. Abbiamo difeso bene, non come a Leverkusen. Ora dobbiamo ragionare partita per partita. È troppo presto per dire che siamo da scudetto. Seguente primo posto in classifica, ma per la Roma c'è già un altro ostacolo da superare e una nuova capolista, l'Inter, da scavalcare prima dello scontro al vertice di sabato sera, che potrà dirci molto sugli equilibri del campionato. Amici e amiche del Grande Calcio in Ascolto, buonasera, benvenuti da parte di Mario Castelli allo Stadio Olimpico di Roma. È la 10ª giornata di Serie A Team e questa sera si affrontano la Roma e l'Udinese in 90 minuti per tornare in vetta. Giù il gettone, fischia russo, è cominciata Roma-Udinese, 10ª giornata di Serie A Team. A spazio per carica il destro, lo finta solamente, poi trova Maicon molto bene, palla in mezzo di Maicon e subito il gol della Roma con Miralem Pjanic. Si porta avanti dopo pochi minuti la squadra di Garcia, che sblocca subito il punteggio contro l'Udinese al primo vero fondo della gara. Palla in avanti a cercare ancora Dzeko, Maicon entra in area dal lato corto, Maicon salta l'uomo, Maicon, il raddoppio della Roma che probabilmente chiude già la partita in neanche 10 minuti. Il gol è di Douglas Maicon al suo primo timbro stagionale e allora un avvio shock per l'Udinese. Prova ad andare via, Maicon molto bene, entra in area ancora Maicon, la palla è all'indietro, la liscia Gervinho, non la liscia Digne, che però calcia alto. Parte Marchinho, è un tiro in porta, conclusione alta, sopra la traversa. Palla profonda, Maicon perfetta per Florenzi, entra in area Florenzi, e qua avrebbe potuto forse controllare il pallone. Ha voluto provare la botta al volo di sinistro, ha calciato alto, grandissima chance. Largo sulla destra, poi il cross in mezzo verso Iago Falchi, la sponda, gli ritorna il pallone. Conclusione centrale bloccata da Karnesis.
giù il gettone, comincia la ripresa, fischia Carmine Russo di Nola. Poi Marchigno che carica il sinistro. Prova a partire Manolas, salta tre uomini addirittura, mette la palla dentro per Gervinho! Il 3-0 della Roma e si scrive la festa anche Gervinho dopo una grandissima azione personale di Manolas. E allora chiude definitivamente il discorso la squadra di Garcia con la 25esima rete in 10 partite di questo campionato. Cross dentro, allontanato in qualche modo da Vaghe, poi tiro da lontano, scambio tra Aguirre e Bruno Fernandes. Aguirre dentro per Theroux con la punta del piede. Cyril Theroux firma quello che probabilmente è il gol della bandiera dell'Udinese, ma che potrebbe anche riaprire il discorso. 3-1 con la firma della francese ex Chievo. Iturbe carica il sinistro. Iturbe, una gran parata di Carnesis a negare la gioia del 4-1 Iturbe. Eccolo qua il triplice fischio di Russo. La miglior difesa, solo 7 gol al passivo, contro il miglior attacco, 25 reti realizzate. Un solo cambio per Garcia rispetto all'impegno di mercoledì contro l'Udinese. Torna Mohamed Salah. Mancini invece rivoluziona l'Inter. 6 nomi diversi nella formazione titolare e non c'è il capitano Mauro Icardi. Ancora a secco nei primi 30 minuti di match. Jovetic. Questa volta spalla alla porta, combina con Medel. Prende la mira! Ma al Meazza a nessun tifoso nerazzurro interessa che Medel abbia segnato al 31esimo minuto. L'autore del gol dell'1-0 deve arrendersi a inizio ripresa. Uno degli idoli dei tifosi va sotto la doccia dopo la standing ovation. Che prende la mira, respinge Handanovic, 2 volte miracoloso, 3 volte. La pressione della Roma è costante, l'Inter si aggrappa ad Handanovic, ma il nervosismo tradisce Pjanic. Palacio che va da sinistra, disegna il cross, la testa di Perisic, Brozovic! Tra difesa e attacco vince la difesa. Mancini diventa il primo a non subire reti dalla Roma in stagione. È il 6° successo per 1-0 dei nerazzurri, che si confermano tosti e si riprendono la vetta. Fatto 3-4 giorni ahí, pensando in Stersino, loro sono forti. C'è esterno molto veloce, segna molto gol, anche secco, fa un sponde benissimo. Poi la scelta per Nagatomo e D'Ambrosio era quella. Nel mister poi gente molto forte, veloce e reattiva.
Benissimo, siamo contenti con loro, hanno fatto una gran partita, di Nagatomo ha giocato di più e D'Ambrosio arriva, siamo una squadra che ancora c'è spazio per tutti, il che gioca bene poi è benvenuto. Non abbiamo fatto una grande partita, per una grande partita la vinciamo, ma abbiamo fatto una buonissima partita stasera. Non deve essere un alibi per la squadra perché era possibile fare meglio e non è solo Handanovic che ha fatto una grande partita, che è stato il migliore in campo. Noi potevamo fare meglio davanti alla porta, lo ripeto, ma finché abbiamo delle occasioni io non sono preoccupato. Derby ufficiale numero 163. La Lazio ne ha vinto solo uno degli ultimi sei, ma l'unico che ha messo in palio un trofeo, la Team Cup del 2013. Rudy Garcia è imbattuto nella super sfida. 4 gare e 2 successi, compreso quello della penultima giornata dello scorso anno. La sfida eterna nella città eterna vive un nuovo, emozionante capitolo. Il miglior attacco contro la seconda peggior difesa. Roma-Lazio però sfugge spesso ai numeri e alla logica. Antonio Candreva è l'unico romano nei 22 di partenza, ma la febbre da derby contagia tutti, debuttanti compresi, e tra questi c'è un certo Edin Dzeko. Dzeko ha spazio per girarsi, prenderà anche la mira, Dzeko cade a terra, c'è calcio di rigore. Il duello con Marchetti è il decimo del derby, fa Dzeko! Prima la Juve, ora la Lazio. Solo gol pesanti per l'attaccante bosniaco. Felipe Anderson tra le linee, tunnel su Van Carden, il brasiliano! È la stessa porta dove colpì la Roma nel derby di gennaio, solo traversa per Felipe Anderson. Calvino, che controllo Cervinho, Dzeko sul fondo di niente! Un gol, due legni, grandi giocate, il primo tempo è all'altezza delle aspettative e la banda Garcia ora può scatenare il suo contropiede. Quattordicesimo gol realizzato nella ripresa dai giallorossi. Non c'è squadra più prolifica della Roma nei secondi tempi. Sforzo generoso dei suoi attaccanti non basta alla Lazio per evitare la terza sconfitta consecutiva, la quinta esterna. Garcia difende la sua imbattibilità nel derby e tiene la Roma ad alta quota. Io sono andato da 2-3 giocatori, Dzeko ne fa parte, Naigolan è un altro perché era capitano stasera e Costas Manolas anche lui. E avevamo bisogno, con l'assenza di Daniele De Rossi e quella di Florenzi, che piano piano ci prende anche un grande leadership in questa squadra, di leader in campo.
e questi tre, per parlare solo di questi tre, ci sono mostrati veramente all'altezza della mia tesa. Devo senza. Dopo la vittoria nel derby, la Roma torna a caccia del primo posto in classifica e fa visita al Bologna di Mattia Destro, che recupera tempo record dall'infortunio alla caviglia e parte titolare nella palude del Dallara. Destro, la sponda verso Giacchierini, potrebbe calciare, lo fa Giacchierini e arriva il gol da parte di Anthony Mounier, ma è tutto fermo, il gol è annullato. Resta lì, Rossettini ci prova, poi Rudiger, pallone per Masina. Il Bologna parte fortissimo e segna due volte, ma solo il gol di Masina è valido. La pioggia condiziona pesantemente la gara. La Roma, priva di Mohamed Salah, Gervinho, Daniele De Rossi e Francesco Totti, non riesce ad entrare in partita, ma nel secondo tempo le cose cambiano. Calcio di rigore. Pischiarocchi. Parte Pjanic. Intuisce Mirante. Turbe va a terra e calcio di rigore. Dzeko, il suo destro, intuisce ancora Mirante. Fa 2-1. Giacchierini, palla sul destro, una finta, va a terra, calcio di rigore. A destro, spiazzato Szczęsny. Tre passate in vantaggio. Roberto Donadoni rimane imbattuto alla guida del Bologna. Dell'allenatore della Roma Rudy Garcia, che non vuole commentare nulla perché secondo lui non c'erano le condizioni di giocare. Allora, che ci è venuto a trovare mister, che cosa ci dice? Ma che non posso rispondere su delle domande di calcio, perché di calcio non si parlava vedendo questa partita. È stata una paradia del calcio e non è una cosa che mi piace. Se piace a qualcuno va bene, ma era chi spingeva la palla meglio degli altri in avanti per non prendere rischi, è come la lotteria, poteva cadere su vittoria del Bologna, vittoria della Roma, e alla fine è uscito pareggio. Avete provato a convincere l'arbitro a non andare avanti? Ma sì, ovviamente, ma è così, è la decisione sua. L'unica cosa positiva è che non ci sono stati infortunati. Cicatrizzare le ferite lasciate dal 6-1 subito dal Barcellona in Champions League è il programma della Roma contro un Atalanta che non trova gol da tre gare. Rudy Garcia rilancia tra i pali Morgan De Santis. De Rossi controlla, poi prova a mettere in aria. Dzeko di controbalzo sul fondo. Di Maxi Morales, chiude Digne, può provare a ripartire la Roma, poi c'è l'errore, però arriva il Papu Gomez dal limite, l'Atalanta in vantaggio. Il gol del Papu Gomez, il suo quarto alla Roma, sua vittima preferita, gela l'Olimpico e paralizza i giallorossi. Nainggolan si fa rubare palla, c'è Maxi Morales, a tu per tu con De Santis, tiene la Roma in partita. Maxi Morales guarda in mezzo, c'è l'inserimento del Papu Gomez che entra in aria, alza il pallone, va giù, calcio di rigore e rosso per Maicon. Parte Denis, 2-0 Atalanta. Con 54 reti, Denis diventa il miglior marcatore straniero nella storia dell'Atalanta. La Dea torna a vincere all'Olimpico dopo 12 anni
Roma tramortita, settimana nerissima, è stato di crisi aperto. Con le sue responsabilità, e se ha mai pensato che le sue dimissioni potrebbero portare una scossa importante al gruppo? Se ha mai avuto per un solo istante questo pensiero adesso, dopo Barcellona, in questo posto caro? Grazie. È conoscermi male questa cosa. Io roterò, io do tutto il mio cuore, tutte le mie forze per il mio club sempre e per la mia Roma. Dopo io ho altre battaglie da affrontare. La battaglia che mi piace di più affrontare ovviamente è quella della prossima partita, e c'è solo questo, niente altro. Non penso che è il momento più difficile da quando sono arrivato, perché la seconda parte del campionato dell'anno scorso era anche un momento difficile, abbiamo dimostrato di poter superarlo visto che siamo qualificati direttamente per la Champions. Oggi i nostri obiettivi rimangono aperti, vogliamo... Buonasera. Lei dopo la partita di Barcellona aveva detto che quella sconfitta così pesante non avrebbe lasciato strascichi anche dal punto di vista psicologico della squadra. E oggi, visto com'è andata, è ancora convinto di questo? Sì, lo sono convinto, ma c'è solo una cosa da fare, ed è dimostrarlo nelle prossime partite, perché ovviamente tutte le partite sono importanti, quella lo era, perché volevamo non solo vincere, ma dimostrare anche che questa squadra ha la qualità per uscire dal momento difficile. Ma la settimana è un brutto momento, e adesso quando si perde, soprattutto così, perché c'è poco da salvare stasera, c'è solo da essere zitti, da ritornare al lavoro, lavorare ancora più duro e andare avanti. Lusi è dispiaciuto, tutti i giocatori erano sottoterra, e l'allenatore anche dopo la partita, ma che c'è da fare? C'è da reagire, c'è da dimostrarsi combattivo, e soprattutto non voglio che i giocatori perdano la fiducia, perché questa squadra, come lei l'ha detto, deve dimostrare che è più la Roma di Roma-Lazio che la Roma di Roma-Atalanta, e questo ci deve fare solo tornando al lavoro, essere positivi e essere soprattutto arrabbiati per dimostrare altra cosa che abbiamo dimostrato questa sera. Buonasera, mister. Buonasera. Tenendo tutto il momento, no? Questi 10 gol subiti, queste ultime 3 partite, Bologna, Barcellona e oggi, possiamo dire che in questo momento Garcia è in un momento più critico forse di questi 3 anni? Cioè, si sente il momento negativo anche nei confronti dei tifosi? Ho visto tanti fischi oggi a fine partita e a fine primo tempo. Come lo sta vivendo questo tipo di situazione? È normale che i tifosi fischiano non essendo contenti, ma loro sanno e devono sapere che anche noi non eravamo contenti e non siamo contenti per niente dopo una gara così. Dopo ovviamente che dobbiamo fare noi la prova di poter mostrare che la qualità di un gruppo è di uscire in un momento brutto, questa settimana brutta, dobbiamo lottare per uscire subito. E la Roma, decisa a rilanciarsi dopo la sconfitta con l'Atalanta, l'ospite d'onore alla festa di Giampiero Ventura, che con 193 panchine granata diventa, insieme a Gigi Radice, l'allenatore con più presenze consecutive alla guida del Torino. Bruno Peres, pallone deviato! E per poco non si insacca in porta. Nonostante il ritorno di Gervinho, costretto però a lasciare il campo prima del previsto per infortunio, la Roma per la prima volta in stagione non riesce a tirare in porta nemmeno una volta nel primo tempo. Pjanić propone un cross sul secondo palo, non arriva nessuno, il pallone entra in rete.
micro lungana dove arriva Belotti. Belotti, Belotti in area di rigore. E arriva il fischio, calcio di rigore per il Torino. Parte Maxi Lopez, va con il destro e spiazza Szczęsny. Arriva il pareggio del Toro. Maxi Lopez all'ultimo respiro regala il pareggio al Torino. La Roma già raggiunta da destro nell'ultima trasferta contro il Bologna deve dire ancora addio ai tre punti nei minuti di recupero. In palio punti pesanti per lo scudetto e per il futuro. Il Napoli, dopo aver perso la vetta della classifica settimana scorsa, prova a ripartire e cerca tre punti contro una Roma in crisi e senza vittorie da più di un mese. Sfida tra i due migliori attacchi del campionato. Salah, palla sul sinistro, prova a passare Salah, ancora sul piede Petrito, calcia ad incrociare! Cross per Dzeko di Pjanic, Dzeko va a colpire di testa! Punta Florenzi, Insigne in area di rigore, va sul sinistro, Insigne calcia! Da Iago Falchei, il cross per Manolas, calcia con il destro. La Roma parte meglio, poi il Napoli cresce e prende il controllo delle operazioni, ma in maniera sterile. Nessun cambio all'intervallo, esce solo il guardalinee Gianluca Cariolato, fermato da un infortunio e costretto a chiedere il cambio. Il cross per Caglie con Szczęsny, con coraggio. Hamsik, palla che passa in area di rigore. Hamsik la mette fuori. Insigne passa. In mezzo c'è Higuain. Il cross per Higuain. Manolas con una super chiusura difensiva. Hamsik si infila nel corridoio, Hamsik con il sinistro, Szczęsny, ancora Hamsik, ancora Szczęsny! Finisce 0-0 a 20 anni dall'ultima volta. Il Napoli, dopo 25 partite a segno consecutivamente, non riesce a trovare gol al San Paolo. E questa volta anche Gonzalo Higuain, dopo 9 partite, rimane a secco davanti ai propri tifosi. Questa è una partita che, se uno si estranea un attimino dal risultato, secondo me è stata forse la migliore che abbiamo fatto qui. Perché questa sensazione, si poteva giocare tutta la notte, ma noi gol non si prendeva, non si è avuta né contro la Fiorentina né contro l'Inter. E stasera invece la sensazione era questa, quindi io la ritengo forse la migliore prestazione che abbiamo fatto. Quando siamo arrivati qua avevamo già perso questa partita e i ragazzi hanno dimostrato che potevano anche pareggiare, dove né Juventus né Fiorentina né Inter avevano riuscito, perché un grande Napoli in casa, di prendere un punto. Solo i tre punti possono attenuare il momento buio di Roma e Genoa. Rudy Garcia si affida ai fedelissimi Salah e Gervinho per l'immediato riscatto, mentre Giampiero Gasperini deve rinunciare sia a Leonardo Pavoletti che a Diego Perotti. Rossoblù, Alessandro Florenzi si esalta. Contro la sua vittima preferita segna il primo gol stagionale in campionato all'Olimpico. Florenzi che prova a piazzare il destro. Gervinho. Continua il momento no di Edin Dzeko. Il bosniaco fallisce l'occasione del raddoppio e poi viene espulso per la prima volta in carriera.
Hamsik che fa 2-0, la prima gioia in Serie A. La prima rete in Serie A team di Umar Sadiku sigilla il risultato. La Roma torna a festeggiare il successo dal derby dell'8 novembre. E ancora crisi invece per il Genoa, che non collezionava 4 KO di fila dall'aprile 2014. Vuol dire che questa è stata la vittoria più importante che quando siete sulla panchina della Roma, la sua vittoria più importante? No, era una vittoria importante perché volevamo tornare alla vittoria, in questo è importante, abbiamo vissuto durante 2 anni anche grandi momenti e vittorie, forse ancora più importante di questa sera. Se parliamo della partita, al primo tempo si è vista una mancanza di fiducia, non siamo riusciti a mettere un ritmo alto, abbiamo perso troppi palloni, passaggi sbagliati, questo si può capire, il gol di Flore ha dimostrato che tutta la personalità di questo gruppo, anche i 15 ultimi minuti, mi è piaciuto il secondo tempo, ma anche il finale della partita, perché in 10... durante 15 minuti questa squadra ha dimostrato di essere protagonista, di essere unita. Come l'ha detto Flore, forse non è a caso che abbiamo segnato, e parlando del gesto di tutta la squadra, è ovviamente che è un gesto forte e emozionante per un allenatore. Loro sanno che io voglio bene a questa rosa, che ci credo tanto e che so che nella seconda parte della stagione ci saranno belle cose sul piano emotivo, positive da vivere, soprattutto perché avremo meno impegni. Questa prima parte della stagione ci ha mangiato tanta energia mentale e fisica, ritroveremo anche alcuni giocatori importanti, penso al capitano, penso a Kevin Strootman. Ci sono segnali di questa sera importante sul futuro di Umar Sadiq, che migliora tanto da quando si allena con la prima squadra, che impara anche degli attaccanti del gruppo. Voilà, sono tanti segnali positivi e veramente sì, è una soddisfazione di aver vinto questa partita e di aver visto questa squadra unita, perché io non avevo dubbio, ma l'hanno dimostrato ancora una volta. Compattarsi, lei si sente di poter dire questa sera che ha le qualità e vuole restare ancora in futuro su questa panchina? Io l'ho sempre detto che lo faccio. Ogni club dove ho lavorato, ho sempre lavorato come se era il mio ultimo club. A Roma quando sono arrivato 2 anni e mezzo fa, ma lavoro con tutto il mio cuore, con le mie qualità e i miei difetti, ma l'unico obiettivo che ho è fare bene e vincere le partite, vincere sempre la prossima, perché non c'è niente altro da fare, e non ho cambiato idea su questa cosa. Buon pomeriggio da Alessandro Iracci e benvenuti al Bentegodi di Verona, dove per il 17° turno di campionato sta per cominciare il 2016 di Chievo e Roma. Chievo che oggi festeggia le 500 in Serie A con tanto di maglietta celebrativa, che aveva salutato il 2015 con la sconfitta di Firenze, ma con un confortante 11° posto in classifica, frutto di ben 22 punti raccolti. Si comincia alla velocità di Gervinho, punta Gamberini, va Gervinho, rientra Gervinho, è solo il tiro, la palla dentro e c'è il gol della Roma, ha segnato Sadiq. Che impatto su questo campionato di Sadiq, secondo gol. Attenzione alla palla per Castro in area di rigore, che ha ricevuto da Paloschi, grande idea di Paloschi. Scambio con Gervinho, alta la velocità della Roma adesso, Maicon punta l'area di rigore, va per la conclusione Maicon con le dita di Zarrin, calcio d'angolo. Ecco Sadiq, gran giocata di Sadiq, si è fermato Cesar, Sadiq in area di rigore, fallisce un gol già fatto. Seconda sostituzione. Attenzione al ottimo
intercetto da parte di Florenzi, è partito Florenzi in area di rigore, Florenzi 2-0 per la Roma, segna Alessandro Florenzi, errore ancora una volta madornale da parte della difesa del Chievo e la Roma che oggi non perdona. Paloschi, il cross in area di rigore, attenzione al movimento da parte di Inglese, palla sul palo e poi arriva il gol da parte di Alberto Paloschi che poi si infortuna, riapre il match il Chievo, Alberto Paloschi. Tutto pronto per il secondo tempo, è cominciata la ripresa di Chievo-Roma. In area di rigore Alessandro Florenzi prova ad entrare, a girarsi, la conclusione sarà posizione regolare e la paratissima da parte di Bizzarri. Cross in area, attenzione Chievo, ha pareggiato Alberto Paloschi, 2-2. Dainelli, è Dainelli ad aver segnato, non Paloschi. Possibilità per Iago Falche che la piazza e la Roma torna in vantaggio con la rete di Iago Falche, un lampo nel buio giallorosso. Parte Pepe, la traiettoria, il palo e poi la palla che resta lì, clamoroso quello che è successo nell'area di rigore della Roma, palo colpito da Pepe e poi la palla è finita dentro, la palla è finita dentro su segnalazione del collaboratore del direttore di gara, 3-3. A posto così finisce il match del Bentegodi, è 3-3 tra Roma e Chievo. Ma 6 punti puntati nei minuti finali, ma sì, c'è un problema sempre atletico o mentale? Questo non si riesce a capire, come mai si lasciano tanti punti restare? C'è anche un po' di sfortuna che può succedere, siamo stati vittima della gol line technology, ma è giusto, perché se la palla era entrata è giusto che sia gol. Dopo io devo valutare rivedendo le immagini se è stato fallo o no, se c'è stato forse potevamo fare meglio di non fare un fallo qua a questo momento, e devo valutare se ogni giocatore era nella sua posizione prevista, per vedere se abbiamo sbagliato alcuni dettagli, perché per me i dettagli fanno la differenza nel calcio, è un dettaglio tipo fare un gol e vincere la partita o prendere un gol e non farla vincere, è soprattutto questa cosa. De Rossi e Salah sono recuperabili per sabato? Cioè... Sarà, non lo so, quando un giocatore di velocità si ferma così su una corsa in rapidità è sempre un po' spavento. Persi, due punti persi perché eravamo sopra due gol e poi abbiamo avuto anche la qualità su 2-2 di tornare a vincere questa partita su 3-2, abbiamo preso 3 gol questa sera, cosa che non eravamo abituati, perché nei 4 ultimi partite prima della sosta abbiamo finito le partite senza prendere gol. Garcia, buongiorno. Buongiorno. Per lei Mihajlovic una partita particolare, si dice che siate e lo siete sulla graticola, due allenatori in bilico. Lei l'altro giorno ha detto, prima della partita di Verona col Chievo, che parla sempre con i suoi dirigenti, dunque anche con il presidente Pallotta. Sente che può essere anche per lei una partita davvero decisiva questa col Milan? Ma no, non mi importa, non ho tempo da perdere con queste domande, non me la faccio la domanda. Ovviamente che direte ancora, dice sempre le stesse cose, che è la partita che arriva che conta, ma il calcio è così, niente altro. Ho deciso di avere una comunicazione neutra, perché chi vince può aprirla e chi non vince deve essere zitto e lottare e soprattutto lavorare, è quello che faccio con la mia squadra, con la mia Roma, con tutti i componenti della Roma. Sfida da dentro o fuori, chi perde rischia di avere conseguenze di classifica e non particolarmente pesanti, e con questo sentimento che Roma e Milan si avvicinano al terzo anticipo della 19ª giornata di Serie A Team. Buonasera amici della Serie A Team da Andrea Di Staso dallo stadio
Olimpico di Roma, la gara probabilmente più affascinante del programma di questo ultimo turno del girone d'andata. E in questo momento inizia la sfida dell'Olimpico di Romagnoli, poi Bertolacci anticipa Iago Falchieri, in pallo favorisce Sadik che penetra in area e subito Donnarumma dopo 16 secondi deve compiere un super intervento per negare il vantaggio alla squadra di Garcia. Va Pjanic sul secondo palo dove arriva il gol di Rudiger, il primo in Serie A team al quarto minuto, la Roma è già in vantaggio. Sono saltate completamente le marcature da parte dei difensori del Milan sul secondo palo. Occhio a Sadik e poi Pjanic mette sul fondo, altro grande lavoro dentro l'area. Traiettoria verso il primo palo, si salva con l'aiuto del legno, credo. Donnarumma ancora sul tentativo ravvicinato di Rudiger. Occhio Bacca che anticipa Szczęsny. E si riparte dunque in questo secondo tempo con la Roma con quest'unica variazione. C'è il movimento di Bacca dentro l'area, tocco fuori per Onda, cross morbido verso Kuzka che pareggia per il Milan al quinto della ripresa. È il primo gol con la maglia rossonera di Juraj Kuzka ed è 1-1 all'Olimpico. Dei giorni scorsi, e attenzione, finisce la gara di Luis Adriano, comincia quella di Kevin Prince-Boateng, ricomincia l'avventura maglia rossonera del centrocampista ghanese. Reclama il pallone centralmente Kuzka, il colombiano invece al piccolo trotto, va a cercare il connazionale Bacca, posizione regolare, Bacca non trova la sfera, che occasione per il Milan. Boateng che penetra in area col doppio passo, Bacca per Kuzka che si divora l'opportunità di portare in vantaggio il Milan. Reagisce così con un calcio, una bottiglietta, Mihajlovic, tanto basta, Orsato per mandare via l'allenatore del Milan. È partito Bonaventura che allunga per Bacca, posizione regolare, c'è dentro l'area Onda, Bacca col destro, va a pizzicare la traversa. Lo aspetta De Sciglio, Salah, Gervinho, controllo e palla fuori di un niente. E finisce qui, Roma e Milan pareggiano 1-1 nel terzo anticipo della 19ª giornata di Serie A team. Fischi assordanti per la squadra di Garcia. La partita. Sono lei da che cosa dipende? Anche una vittoria in 10 partite e qualcosa sta non quadrando. Ieri ha parlato di click, questo click non è scattato. No, non è venuto. Era possibile, era il scenario quasi perfetto per averlo questo click, essere di nuovo in vantaggio, soffrire perché abbiamo sofferto il secondo tempo e vincere lo stesso, ma non siamo stati in grado perché nel secondo tempo, come ho detto, non c'è niente da salvare, né tatticamente, né fisicamente, né tecnicamente. Con giocatori di questa qualità fare un secondo tempo così brutto non va bene per niente. Io sono arrabbiato perché il primo tempo era buono, meritavamo di vincere la partita sul primo tempo, ma meritavamo di perderla sul secondo tempo. Dico meno male che almeno i giocatori hanno dato tutto quello che potevano dare nel secondo tempo, sennò avremmo perso. Sono in diretto? Sono già arrabbiato. Ok, allora siamo a buon punto. Quando si ascolta Garcia si ha sempre la sensazione che il domani sia migliore, che si possa recuperare, si possa risalire, si possa migliorare, siamo tutti lupacchiotti veraci, tutti lupi famelici. In realtà la Roma crolla sempre più. Non soltanto in classifica, ma proprio nella qualità del gioco, nella mentalità. Allora, domanda in maniera molto diretta:
ma lei non sente il dovere di fare una mia colpa, di dire io sto commettendo degli errori, i miei errori sono questi? Io non ho mai sentito dire io sto sbagliando questo. A volte dice sbaglio un giocatore piuttosto che un altro, ma io non ho mai sentito Grazia dire ho sbagliato, sbaglio e commetto errori. Grazie. Ma lei ascolta male allora, perché io le mie responsabilità me le prendo. E se ho un consiglio da dargli è nella sua vita meglio essere positivo per il futuro, perché uno che è negativo non va da nessuna parte. L'ora di Rudy Garcia sulla panchina della Roma sembra giunta al capolinea. James Pallotta è deciso ad interrompere il rapporto con il tecnico francese dopo il pareggio con il Milan. Il sostituto dovrebbe essere una vecchia conoscenza a Trigoria, Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha allenato la Roma dal 2005 al settembre 2009, dimettendosi dopo la sconfitta con la Juventus alla seconda giornata. Spalletti in giallorosso ha vinto due volte la Coppa Italia, oltre ad una Supercoppa. Le alternative all'allenatore toscano sono il tecnico della Primavera, Alberto De Rossi, nelle vesti di traghettatore, e Jorge Sampaoli, tecnico del Cile e vincitore dell'ultima Copa America, a cui si sta pensando per un progetto di lungo periodo. L'unica certezza è che Garcia non terminerà la stagione. L'esonero è atteso nelle prossime ore. Tre giorni di lavoro. Conferma le buone impressioni avute all'inizio? Naturalmente, buonasera a tutti. È un piacere ritrovarvi. Io sono tornato qua perché ho già allenato la Roma e so quanto è bello allenare questa squadra in questa città. Questo è il motivo perché io sono tornato ad allenare la Roma. Naturalmente ci vorrà un pochettino di tempo perché per essere al passo di quelle che sono state le migliorie, di quelle che sono state le cose nuove che sono state create, sono molte qui a Trigoria, ed è per questo che ho deciso di dormire qui, così le imparo prima, così che poi posso essere al vostro, al nostro livello. Sulla tua domanda rispondo che ci posso mettere qualcosa in più sopra, che la buona impressione è stata il primo allenamento, perché viene quasi naturale, però poi si è confermata nel secondo allenamento e nel terzo, cosa che non credevo, proprio per il rischio di fare tutto quello che dicevo facessero un po' più di confusione, della voglia a livello che io chiedevo, e questo è il miglior messaggio che io potevo ricevere dalla squadra. Ragionevolmente, un momento particolare, si arriva in corsa nella testa di Spalletti quando una Roma come si desidera, come veramente vuole? Ma sai, si passa sempre attraverso la squadra, attraverso la forza che abbiamo a disposizione, e io spero fin da subito, perché se no sarebbe un problema poi, perché le altre ho visto che corrono fortissimo, e come ho detto prima siamo un po' in ritardo, e bisogna partire forte, non c'è altra strada, noi bisogna subito sterzare e riappropriarsi delle nostre qualità. Tra passato, presente e futuro, volevo sapere quali sono stati i momenti più emozionanti, se ce n'è uno in particolare di questo ritorno in cui, insomma, 6 anni e 4 mesi sembrano non essere mai passate. In particolare quando poi sono arrivato a Trigoria, quando ho rincontrato la gente comune che lavora dentro Trigoria, oltre che i calciatori, perché tutte le squadre di questo livello qui sono composte da due team, cioè quello che si vede che va in campo, che ha poi visibilità, e c'è tutte le altre persone che lavorano dietro, che sono aumentate
di un numero esagerato qui dentro, perché io non conoscevo tutte queste persone e tutta quella gente lì che lavora duro dalla mattina alla sera per far sì che noi, che io, oltre che poi calciatori, si abbia tutto a disposizione, tutto preciso per svolgere il nostro lavoro, è una forza importante che noi dobbiamo tenere di conto. Per cui ritrovare tutte queste persone qui mi ha emozionato, anche Gianni. Onorato. A ritrovare lui mi sono emozionato. Salve. Ciao. Qui. Da quando è andato via lei la prima volta, la Roma ha cambiato 7 allenatori in 6 anni e mezzo, più o meno, lei è il 7º. Volevo chiederle, ha cambiato... Non ho capito una cosa, ha cambiato 7 allenatori in 6 anni e mezzo, lei è il 7º. Volevo chiederle, i presupposti che la convinsero a dimettersi 6 anni fa sono ancora qui? Come? Ho capito bene. Sono venuto per dimettermi? No! Non ho capito la domanda. Nell'ambiente Roma, non lo so, ci sono ancora i fattori che la convinsero ad andare via? No, ma scusa, l'ho detto prima, io sono venuto qui perché voi questo non lo potete sapere, perché non avete avuto la fortuna di allenare la Roma. Io sono venuto qui perché allenare la Roma è bellissimo, per cui il resto è tutto cancellato. Per me è tutto nuovo. Poi sono venuto qui anche perché me l'hanno chiesto 3 tifosi speciali, a cui non potevo dire di no. Sono i miei figli, Samuele, Federico e Matilde. Lei arriva in un preciso momento in cui c'è anche un mercato in corso. Volevo sapere se ne ha parlato già col direttore Walter Sabatini e come si pone con un direttore sportivo che in passato ha detto di fare lui sostanzialmente il mercato. Grazie. Ma io prima di tutto devo prendere conoscenza di questi calciatori, di alcuni non so bene quelle che siano le qualità. E mi sembra di essere già in ritardo, perché poi domani si va a giocare, devo provare a fare una formazione. E se sono stati scelti dalla Roma e da Sabatini, che è un grandissimo dirigente, un grandissimo direttore sportivo del nostro calcio, apprezzato da tutti, sicuramente delle qualità ce le hanno. Poi è chiaro che poi ci sarà un confronto e che cercheremo poi di parlare di quelle che sono le cose che probabilmente possono essere aggiustate, perché si sarebbe stato il titolo per domani. Francesco, guarda, su Francesco è facile, perché io gli ho dato tutto quello che avevo, gli ho dato di più di quello che avevo. Quando io sono venuto ad allenare la Roma è stato il primo calciatore che ho incontrato e ho cercato di non disturbare quello che fosse il suo talento, quella che fosse la sua qualità, e ora sarò in sintonia con quella che è stata la prima scelta. Poi se mi volete chiedere del contratto o via dicendo, perché tanto poi si va a parare lì, questo è un rapporto diretto fra lui e James, fra lui e Pallotta, non è un rapporto che riguarda me, perché il proprietario della Roma e il calciatore, che è la storia della Roma, devono parlare in maniera diretta, senza il filtro di un allenatore. In questo caso qui, con l'età che ha Totti, con quello che è stato lui, con quante situazioni ha passato, non posso essere io, non posso andare a influenzare niente, nessuno. È giusto così, un allenatore non può influenzare quello che deve essere un contatto diretto, un rapporto diretto fra loro due. Bentornato. Per tutto il girone d'andata e purtroppo anche domani mancherà la curva sud. Le chiedo che idea si è fatta di questa vicenda e poi se la sente di mandare un messaggio ai tifosi. Questa vicenda mi dispiace moltissimo. Io sono in ritardo per le mie di cose, non ho potuto mettere a fuoco bene quello che è successo, ma
ma è veramente un dispiacere che ti ferisce il cuore quando vedi questo stadio qui con poche migliaia di persone dentro, e poi se lo pensi quando c'è stato quel periodo che abbiamo fatto qualche risultato in Champions con tutti i cartelli del Poropo, poi è una roba desolante. Secondo me, per le grandi risalite, per i grandi periodi ci vogliono più qualità. Ci vogliono più qualità. Uno, sicuramente una grande squadra, perché ora c'è da fare una grande risalita. Perché quelli che sono davanti a noi, se voi andate a vedere quanti punti hanno fatto e soprattutto che calcio giocano e che consistenza ora hanno messo dentro il loro gioco, diventano difficili, anche se i punti sono possibili, perché è successo che poi la Juventus abbia inanellato una serie di risultati impressionanti. Per cui ci vuole una grande squadra per fare poi delle grandi risalite. Ci vuole una grande società. Ci vuole un allenatore che faccia meno danni possibile. Ci vuole una curva, ci vogliono dei tifosi che fanno una curva piena, strapiena, una curva che ruggisce e che magari canta anche un inno prezioso come quello di Grazie Roma. È stato l'ultimo a sollevare un trofeo con la Roma, la Team Cup nel 2008. Dopo oltre 6 anni, Luciano Spalletti torna sulla panchina giallorossa. Con l'allenatore toscano, la Roma vuole cambiare passo dopo aver vinto una sola partita in Serie A Team negli ultimi 2 mesi. Quindicesimo marcatore giallorosso interrompe un digiuno personale che durava da 20 partite. Il suo gol galvanizza la Roma, ma il Verona di Luigi Del Neri, ex di questa sfida, torna in campo determinata a trovare il pareggio. Rebic, conclusione a giro e palo pieno per il croato. Pjanic ad uscire verso Dzeko, poi sale al volo. Gollini la manda sul palo. L'incubo Pazzini, con la Sampdoria nel 2010 spezzò il sogno scudetto della Roma con una doppietta vincente all'Olimpico. Spalletti frenato nel suo secondo debutto nella capitale. Il terzo pareggio consecutivo dei giallorossi e il terzo 1-1 di fila contro il Verona, ancora a caccia della prima vittoria stagionale. In un modo che non avevano mai messo in pratica, per cui inizialmente ci siamo trovati un pochettino in difficoltà. Poi la squadra è stata brava a rimettersi a posto e a prendere le contromisure e a fare anche gol. Siamo stati un po' troppo frenetici, era un po' quello che avevo chiesto, di fare un po' di attenzione, un po' di ordine. Per certi versi ci siamo riusciti anche senza far male quando avevamo ordine, per altri abbiamo sbagliato dei passaggi che poi ci hanno costretto a rifare 70 metri di campo, perché loro ripartivano perché avevano tutti i calciatori di gamba. Mister, ha spiegato le posizioni di Pjanic e di Nainggolan, che erano quelle molto interessanti. Ha detto che Nainggolan ha due fasi, ha queste strappi, un giocatore importante magari per andare anche a attaccare a profondità, ma ti può anche inaridire la fonte di gioco avversaria. Oggi forse ha fatto meglio la seconda delle due fasi. Ma noi ci abbiamo giocato poco, un tre quarti, sia
Salah che Nainggolan nel primo tempo, mentre siamo stati attenti ad andargli dietro la linea difensiva, nel gioco in tre quarti potevamo far meglio, potevamo pareggiare di più, soprattutto nel settore centrale. Però poi la palla l'abbiamo tenuta. Quando ci siamo messi a tre, i due terzi di linea difensiva non si aprivano fino al tappunto per poi poter liberare il mediano che entrasse, ma consentivano agli altri con un uomo di fare la doppia marcatura. Il suo a gestire alcune fasi, noi abbiamo rivissuto un po' il timore poi di non farcela, invece ci siamo rimessi a posto, abbiamo sbagliato il 2-0 e poi abbiamo preso questo gol. Per cui, torno a ripetere, è un problema mentale perché deve essere così. Io lavoro sul problema mentale, sul problema fisico, se ci lavorassi lavorerei per il prossimo anno, nel prossimo anno è meglio lavorarci dopo. Edin Dzeko sta vivendo un momento particolare, insomma, non il migliore della sua carriera. Crea, si impegna, ne parlavamo anche prima con Miralem Pjanic, però non riesce a segnare. Come si fa a far uscire un giocatore del livello e del valore di Edin Dzeko da questo momento? Ma si fa, gli si dice qualche cosa in più, gli si dà qualche notizia e poi magari ci vorrebbe che quando ha fatto quell'anticipo di suola, di scarpa, invece di finire sul palo, andasse dentro, ecco. Oppure non è soltanto prima contro seconda, è anche miglior difesa contro miglior attacco. È momento verità, con 4 punti a separare Juventus e Roma. Campioni d'Italia che desiderano ribadire la legge dello stadium, dove Totti e compagni fin qui hanno sempre perso. Spalletti gioca la mossa sorpresa, Gerson titolare, Allegri va con Pjanic, Mandžukić e Higuaín. E per risalire la corrente, la Roma si aggrappa al suo gladiatore in campo, Raja Nainggolan. Massimiliano Allegri fa indossare alla vecchia signora il vestito di gala. Difesa storica con il ritorno di Andrea Barzagli, centrocampo titolare con il rientro di Paul Pogba e in attacco la coppia Paulo Dybala e Mario Mandžukić. Roma con la difesa 3, comandata da Daniele De Rossi. Indovina la strategia per ingolfare la manovra della Juventus, che fatica a liberare i propri attaccanti. Solo il Napoli ha segnato più di bianconeri e giallorossi in campionato, ma questa è la serata delle difese. Al riposo è 0-0. E di Allegri, dentro Juan Cuadrado per cambiare ritmo sulle corsie.
arriva il cross di Cuadrado, Pogba, controllo così così, Mandžukić per Evra, che calcio addosso a Szczęsny. Reti e 7 assist. Nella metà dei 38 gol realizzati dalla Juventus c'è lo zampino di Paulo Dybala, sempre più decisivo. Lo specialista del calcio piazzato Miralem Pjanić viene contenuto dalla barriera juventina. Allegri eguaglia Spalletti, 11 vittorie consecutive. I campioni d'Italia non perdono punti dal 28 ottobre. Per la Roma lo stadium resta ancora un tabù. È stata una partita molto difficile per noi perché loro non hanno creato tantissime occasioni, ma ci hanno comunque pressato alti ed erano veramente ben organizzati. Chiaro che avrei preferito pareggiare e non perdere, ma credo che loro siano stati migliori di noi oggi. Sì, per fortuna è stato un gol importante perché è servito per avere i tre punti, per continuare su questa striscia dei partite di seguito vinte, quindi penso che sia stata oggi una giornata molto importante per noi. Sicuramente bisogna ritrovare fiducia e migliorare nel gioco, quindi dipenderà da noi e dobbiamo avere prima possibile la vittoria per poter di nuovo ritrovare la fiducia e di far vedere che comunque sia siamo sempre una grande squadra. Tante perché farne 11 non è semplice, e soprattutto contro una Roma che non ci ha concesso grandi spazi, non abbiamo concesso grandi cose alla Roma, e dopo una prima mezz'ora fatta bene dove potevamo migliorare negli ultimi 20 metri, giocando qualitativamente meglio, la partita è rimasta in equilibrio e una bella giocata da Pogba e Dybala ha fatto sì che abbiamo portato a casa questa vittoria. Non siamo andati a osare a entrare nella metà campo avversaria, dovevamo fare 10 metri di più, dovevamo ribaltare più l'azione, però non abbiamo preso quelle ripartenze che invece nelle ultime partite ci hanno costretto sempre poi a dover soccombere, ecco. Spalletti va a caccia della prima vittoria dal suo ritorno in giallorosso, si trova tra le mani una squadra profondamente rinnovata dopo gli ultimi movimenti di mercato. Il Frosinone sin qui ottenuto solo 2 punti, lontano dal Matusa, ha l'obbligo di provare a muovere la classifica per mantenere vive le speranze di salvezza. Amiche e amici della Serie A Team, una cordiale buona serata da Flavio Suardi, immagini che vi giungono dallo Stadio Olimpico in Roma, questa è Roma Frosinone, si comincia. Arriva la battuta sul primo palo, la prolunga e che rischio per la Roma, il salvataggio prodigioso di Zukanovic. Pjanić, Salah, prova a mettere in movimento Dzeko, si gira Dzeko, Nainggolan, limite dell'area, va giù Nainggolan, arriva Salah e poi la rete, il gol della Roma, ha segnato Raja Nainggolan. E la classica delle leggi del calcio, gol sbagliato, gol subito, il Frosinone ha mancato il gol del vantaggio, lo ha subito da Nainggolan. Occhio qui alla ripartenza del Frosinone con Cip Savic in rimpallo, attenzione Ciofani, il pareggio del Frosinone con Daniel Ciofani, un gol stupendo del numero 9 della squadra di Roberto Stellone, un controllo fantastico quello di Daniel Ciofani che ha messo il pallone alle spalle di Szczęsny. Dionisi cerca un compagno che non c'è, e allora Nainggolan ancora zona tiro, lo prova le ali, gli dice di no, sempre largo a sinistra del Sharawi, prova il cross Dzeko, il controllo di Dzeko e le ali, si deve superare. Si ricomincia.
Zukanovic prova il cross, il Sharawi, è un gol stupendo di Stefan El Sharawi che riporta la Roma in vantaggio, un grandissimo gol di El Sharawi che bagna così il suo esordio con la maglia numero 22 della squadra giallorossa. Minuto numero 48, però un grandissimo gol di Stefan El Sharawi. Attenzione però a Frara, area di rigore, Frara prova al sinistro, il portiere Szczęsny è però ben piazzato. Cambio dunque per la Roma, fuori Dzeko e dentro Francesco Totti. Occhio a Pjanic, Pjanic si fa il tutto il campo, Pjanic, Miralem, Pjanic, game, set and match per la Roma con il gol di Miralem Pjanic, 3-1 per Guida. Basta così, vince la Roma 3-1, prima vittoria per Spalletti sulla panchina della Roma. 3 perché Zukanovic poi è diventato quarto a sinistra e Rudiger quarto a destra basso, fa un altro gol, chiude con un altro sistema nel 4-4-1 e fa il terzo gol. Questo giustificare è testimoniare il fatto che i sistemi vengono dopo i tempi di gioco, prima vengono i tempi di gioco, se tu ti muovi bene poi arrivi a concludere pur variando il sistema. Hanno la predisposizione, oggi hai cercato sia l'ampiezza che l'uomo tra le linee, quindi sono tutti giocatori siccome predisposti a giocare, sbagliate forse ancora un po' nei tempi sia di attaccare, di accompagnare e anche un po' negli smarcamenti contro il chiuso, mi sembra. Qualche volta hai richiamato te dalla panchina. E gli devi insegnare questi tempi o una volta che gli stai dando la tua organizzazione è una squadra che deve anche sentirsi libera, cioè libera di trovare, di giocare, di creare. Cioè in pratica l'organizzazione sì, l'ordine sì, ma ci vuole anche un po' di follia. Sì. I tempi e le scelte del momento, i tempi sono fondamentali nel calcio, però anche le scelte del momento, cioè quando loro ti vengono a mordere e sono costretti a alzare un po' la linea difensiva, bisogna giocare in velocità, bisogna andarli dietro il prima possibile, bisogna saperlo riconoscere. Ne sono ancora diverse cose che dobbiamo fare, però stasera secondo me la vittoria è stata meritata, abbiamo visto anche uno stralcio di squadra che cerca di giocare a pallone, ecco. Dopo la vittoria contro il Frosinone cerca continuità e punti contro il Sassuolo per avvicinarsi al terzo posto. Subito in campo Diego Perotti, appena arrivato dal Genoa, in coppia con Mohamed Salah. Il Sassuolo invece vuole la prima vittoria della sua storia contro i giallorossi. Prende la mira, Salah col mancino! E arriva il gol della Roma con Salah! Il terzo gol in tre partite di Mohamed Salah al Sassuolo lancia la Roma. Verdi fanno fatica a sfondare e ci provano dalla distanza. La Roma non riesce a chiudere la partita e Sassuolo prova ad approfittarne. Contatto falloso di Nainggolan e Dani Di Pellegrini e sarà calcio di rigore per il Sassuolo. Va Berardi con Mancino, sbaglia il calcio di rigore Berardi. I giallorossi ottengono la seconda vittoria consecutiva e tornano in corsa per il terzo posto. Seconda sconfitta casalinga consecutiva per i neroverdi. La Roma per il Sassuolo rimane tabù.
252 presenze, 103 gol in giallorosso, uno scudetto vinto. Affrontare la Roma da avversario non è mai semplice per Vincenzo Montella. In più, per la prima volta, incrocia il suo ex tecnico Luciano Spalletti. Il laboratorio tattico di Trigoria propone ancora al centro del gioco Miralem Pjanic, che ha propiziato più di un terzo delle reti della Roma. Pjanic, Salah, El Shaarawy. El Shaarawy da lì può tirare. Palla ribattuta da Cassani, Florenzi, gol! Alessandro Florenzi aveva esordito in Serie A contro la Sampdoria nel 2011. Ora realizza il primo gol in carriera ai blucerchiati. Diego Perotti conferma la prestazione contro il Sassuolo. Da ex genuano, il suo gol ha un sapore speciale. Correa per Soriano. Il tocco ancora all'indietro, Correa, poi l'appoggio di Ivan, Fernando, la deviazione di Pjanic, 2-1. Ansia giallorossa nel finale, Montella ci prova, dentro un altro ex, Antonio Cassano. Quagliarella, Cassano, Cassano, cosa ha fatto Szczęsny? La traversa aiuta Szczęsny e consente alla Roma di completare la settimana perfetta. In 7 giorni, 3 partite, 3 vittorie. Per Montella, il ritorno all'Olimpico è ancora amaro. Ha battuto i giallorossi solo in Coppa, mai in campionato. Peccato, perché credo che la squadra abbia fatto una grande partita e che meritasse quantomeno il pareggio. Peccato perché il fato in questo momento non ci assiste, ma la convinzione non ci deve abbandonare, perché ho visto una squadra con ottimo equilibrio e stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista, tranne che nei risultati, che è poi la cosa più importante. La squadra se l'era preparata la vittoria, perché non era stata brillantissima, però insomma sul 2-0 c'era andata, e secondo me anche meritato, facendo anche un bel gol, aveva comandato la partita, non aveva concesso granché. È stato quel gol lì che poi c'è stata un'involuzione a livello caratteriale. La Roma fa visita al Carpi a caccia della quarta vittoria consecutiva. Importante per i giallorossi è non passare in svantaggio. I rossi e compagni non sono mai riusciti a ribaltare il risultato e a portare a casa una vittoria. Gli emiliani, dopo i KO a Firenze e a Napoli, cercano punti salvezza. Tocco sotto per Dzeko, la sponda verso Salah, in area di rigore, Salah con la punta traversa. Il primo tempo si chiude senza reti. Nella ripresa Spalletti inserisce Miralem Pjanic per provare a sbloccare la partita. Prova la conclusione di Digne! Grandissimo gol al minuto 56, è in vantaggio la Roma. Lucas Digne rompe l'equilibrio, la Roma prende terreno e arrivano tante emozioni. Mette davanti il corpo Rudiger, che poi perde il pallone, passa a Bakogu in area di rigore, va in mezzo da Lasagna! Il pareggio del Carpi! Il Carpi non si arrende, Kevin Lasagna segna il suo terzo gol stagionale. Salah, passato il pallone, va l'egiziano in area di rigore, Salah fino in fondo! Ed Dzeko ritrova il gol su azione che gli mancava dal 30 agosto 2015, ma non è finita. Ancora Salah dentro da Nainggolan, il movimento di Nainggolan sulla sponda di Dzeko, esce Vélez, poi Salah!
La Roma dilaga nel finale e conquista la quarta vittoria consecutiva. Voglio giocare, perché io non ho mai detto a nessuno voglio giocare. Io sto bene, sto a disposizione. Mi scade il contratto a giugno e valuterò qualsiasi cosa dovesse uscire, anche perché così non riesco a starci, perché mi dispiace, sto male io, sto male la gente che mi sta intorno. Ha ragione Zeman quando dice bisognerebbe gestirlo meglio. Gestire meglio sarebbe un bene per tutti, più che altro avere un po' di, diciamo, rispetto perché per quello che ho dato a questa società, a questa squadra, ho cercato sempre di mettere la faccia davanti a tutti. Il presidente Pallotta, tra qualche giorno lui sarà a Roma. Metteremo a tavolino, io dirò la mia, lui dirà la sua, sperando che tutti escano contenti. Che cosa ti aspetti? Mi aspetto correttezza. Qual è il tuo rapporto con Spalletti? Sì, il rapporto buongiorno, buonasera, però lo stimo sia come persona che come allenatore, dico alla società Roma di tenerlo in considerazione anche per il futuro. Speravo diciamo che tante cose lette sui giornali che me l'avesse detto in faccia, quello sì. Luciano Spalletti convoca Francesco Totti non per comunicargli che stasera la maglia da titolare contro il Palermo è sua, come era nelle prime intenzioni, ma per dirgli che non è convocato, è fuori squadra. Le dichiarazioni rilasciate ieri proprio al TG1 non sono affatto piaciute all'allenatore, che ha deciso di congedare così l'uomo che con la maglia giallorossa ha dato 24 anni di vita, 749 partite e 300 gol. Le parole del capitano hanno graffiato l'orgoglio di Spalletti. Serie A Team, buonasera da Giampiero Foglia Manzillo. Dimenticate le quattro vittorie di fila, accantonata la confortante prestazione contro il Real in Champions. A fare i titoli nella Roma giallorossa ci pensa ancora una volta Francesco Totti, messo fuori dal match di stasera da Spalletti nella mattinata di oggi, dopo le dichiarazioni rilasciate in TV dal numero 10 che lamentava mancanza di rispetto e bisogno di chiarezza, proprio mentre il mister in conferenza stampa lasciava intendere che contro il Palermo avrebbe trovato spazio dal primo minuto. Maicon, corto per Nainggolan, cerca il cross, palla dentro, il colpo di testa di Struna, su Maicon, la mette in mezzo, Dzeko, clamoroso errore, e diventa sempre più difficile la situazione di Dzeko a Roma, ha sbagliato un gol fatto l'attaccante bosniaco. Accompagnato a destra da Maicon, cross dentro, a cercare ancora Dzeko, il controllo con il petto e stavolta non sbaglia, il gol di Edin Dzeko alla mezz'ora si fa perdonare il clamoroso errore di un paio di minuti fa e sblocca il punteggio all'Olimpico, 1-0 per la Roma, quinto gol in campionato per Edin Dzeko, gran controllo, la mette giù con il sinistro, il rasoterra che batte il portiere del Palermo. Parte Keita, finta, la battuta di Pjanic, a giro, palo pieno, ad Alastra battuto ma si continua, ci prova Digne in curva. Comincia intanto la ripresa all'Olimpico. Palla dentro, la sfiora, la battuta e il gol di Keita, il raddoppio Roma al settimo della ripresa, il primo gol in campionato per Seydou Keita, segna il professore, la Roma raddoppia, terzo gol in Serie A per il numero 20 e per la Roma la partita si mette in discesa. Lo accompagna Pjanic che riceve, pallone per Dzeko, la sponda per Salah, incrocia il sinistro e fanno tre! Al quarto d'ora della ripresa c'è gloria anche per Mohamed Salah, ottavo gol in campionato per lui e la Roma adesso sta davvero dilagando. Palla recuperata da Nainggolan, se la porta avanti con il tacco, attenzione al break, è un 3 contro 2, in avanti Nainggolan, a cercare ancora Salah, il controllo con il petto, se l'allunga troppo, Alastra riesce a toccarla, Salah! La magia di Mohamed Salah per il poker della Roma, grandissimo gol dalla linea di fondo, inventa la traiettoria impossibile Mohamed Salah e fanno 9, doppietta personale per lui,
due gol a distanza di 3 minuti. Fuori Maicon e dopo 13 mesi di assenza torna in campo Kevin Strootman. Allarga per Perotti che può centrarsi. Palla dentro, Dzeko di testa e questo sì che è pokerissimo. La doppietta personale di Edin Dzeko, sorride anche Mohamed Salah in panchina. La rete del 5-0 Roma, forse si è sbloccato definitivamente Edin Dzeko. Arriva il triplice fischio, la Roma cala il pokerissimo, batte per 5-0 il Palermo. Spalletti uomo di mondo, sa che adesso in poi tratteremo soprattutto un argomento, no? E avrei da fare le mille domande su questo argomento, ne devo scegliere alcune. Intanto le chiedo se quando ha preso la scelta di tirare fuori Totti dalle convocazioni qualcuno in società ha provato a farla ripensare di questa cosa. Ah no, perché tra l'altro io li ho avvertiti dopo che ho preso questa decisione, perché c'è stato grande dispiacere da parte mia nel pensare poi a questa soluzione, perché era quello che non volevo, però poi i ruoli, le regole, il lavoro, quello che sono segnali che dobbiamo dare alla squadra, perché poi sono arrivato ora e mi hanno chiamato perché la situazione non andava, per cui devo fare ancora più attenzione a questi particolari, ecco. E quando io poi ieri ero convinto di farlo giocare, lui probabilmente è dato da un po' di nervosismo, perché lui quando è nervoso ogni tanto qualche missile gli parte, però un paio di cose me l'ha dette, ecco, per cui diventa difficile poterlo accettare senza voler reagire, perché poi sì, il rispetto, ma il rispetto è, se rispetti uno poi non rispetti gli altri 25 o 22, perché anche stasera erano 23, e a me mi dispiace e non voglio nessun duello con nessuno, io voglio soltanto che la Roma faccia risultati, perché io sto bene se la Roma vince. Che del nervosismo di Totti e questo rinnovo contrattuale, io le volevo chiedere Spalletti, a me risulta che la società non voglia rinnovare il contratto a Francesco Totti. Aspetta, mi faccio... Le volevo chiedere se lei è stato coinvolto in questo argomento quando andavo da Pallotta a Miami, se è stata chiesta una sua consulenza riguardo questo aspetto che appunto è il cuore del problema. Io, se tu ricorderai, nella prima intervista di presentazione o subito dopo, Gianni aiutami, io toccai questo tasto del rinnovo di contratto di Francesco senza che mi fosse domandato niente, perché c'era un giornalista che mi diceva ma non te l'abbiamo chiesto, ma io so che poi questa diventa la cosa fondamentale, principale, più importante, e lo toccai dicendo che io non voglio entrare in questa situazione, anzi te la ampio, cioè Francesco è giusto che faccia quello che vuol fare, se vuol giocare deve continuare a giocare, io gli ho messo a disposizione facendogli dei nomi quando poi ci siamo parlati, io, lui e Vito Scala nel mio ufficio, gli ho messo a disposizione qualsiasi ruolo. Tu che vuoi fare? Perché ora lui bisogna che cominci a pensare a quello che è il suo imminente futuro. Vuoi fare Giggs? Giggs, sempre seduto vicino a me, impari, perché poi dietro la sua personalità, dietro la sua storia a Roma, ci si può costruire qualsiasi ruolo. Lui li può fare tutti, perché non è detto che sia bravo poi a esprimerli, tanto è quel soggetto lì, ha quel carisma lì, ha quella forza lì dentro questo ambiente qui, per cui tutti poi prendono un verso, tutti poi seguiranno una traccia che è quella che lui dice, basta dico una cosa, sono tutti allineati, vuoi fare Nedved? Fai Nedved, vuoi fare il calciatore? Fai il calciatore, però io siccome devo ritirare sulle sorti di una squadra non posso concederti niente. Io quando sono venuto l'altra volta, gli ho fatto anche questo esempio qui, io qualche debolezza l'ho avuta, perché poi quando io ho una parete dove ho tutte maglie a casa, messe belline, di lui ce n'ho 7-8, ho quelle diverse perché i miei figli abitano a Roma e hanno lo stesso verso di tutti, stasera quello più grande fa l'università qui, ma babbo, ma che fai, litighi con Totti? È la cosa
che più mi affrange, tipo, io non voglio litigare con nessuno, io voglio fare il mio lavoro. Stasera, siccome lui ora ha questa reazione, lui quando ha reazione può arrivare da tutte le parti durante questa settimana, ma anche nell'ultimo periodo si è allenato abbastanza bene, spesso, cioè proprio nel ritmo dell'allenamento, e ha contribuito a far salire il ritmo dell'allenamento, perché poi il piede è sempre quello lì, la qualità, le scelte sono quelle, le anticipa a due passaggi prima. Andiamo a sentire lo spazio. La Roma, lanciata da 5 vittorie consecutive, fa visita all'Empoli, che invece non vede 3 punti tutti insieme da 7 partite. In panchina si rivede Edin Dzeko accanto a Francesco Totti. In campo c'è Diego Perotti in posizione di falso 9. L'avanzata di El Shaarawy, occhio al faraone che trova un super gol. La Roma impiega 5 minuti per sbloccare il risultato, ma l'Empoli non si disunisce e carica a testa bassa. Maccarone arriva come un treno Mario Rui, cross al centro, rimpallo e pareggio Empoli. In corsa breve con tai passi Pjanic, palla sul muro e la Roma al 27esimo torna in vantaggio. Miralem Pjanic festeggia con un gol le sue 150 presenze in Serie A team e permette alla Roma di andare a riposo in vantaggio. Shaarawy mette il punto esclamativo alla sua partita. Prima doppietta giallorossa per Stefano El Shaarawy, che realizza il quarto gol in 5 partite. La Roma mette la sesta. Dopo la televisione, la domanda invece sull'aspetto ambientale. Ci sono tantissimi tifosi della Roma e per la prima volta ci sono stati dei cori alla pari per lei e per Totti, quindi è, diciamo, un atteggiamento che mi ha fatto piacere. Bravo di parte di me. Subito partire. Superare in salita la sera. Allora, mi sembra del capitolo. Abbiamo vinto una partita importante, perché era un grande avversario. Abbiamo vinta cambiando molto della squadra, per cui si fanno subito complimenti a quei ragazzi che si sono fatti trovare pronti, significa che hanno lavorato bene durante queste settimane e che poi questo fa squadra, questo non fare riserve fisse aiuta ad allenarsi meglio, aiuta nell'entusiasmo, aiuta nei momenti come questo che ti sono capitate durante questa settimana. 5-6 situazioni alle quali dovevamo sopperire, oppure diventava pericoloso perché fare delle scelte azzardate ti poteva costringere a fare delle sostituzioni. L'Empoli ha giocato il suo calcio, però la Roma è stata brava, perché è stata a livello di Empoli, ha palleggiato molto bene per lunghi tratti della partita, ha sofferto poi per il fatto di Antinosi, sbagliando qualcosa, però poi è tornato fuori, ha controattaccato, oggi è una delle migliori prestazioni, proprio anche in considerazione di quelli che avevamo davanti, di questo ultimo percorso. Della gara di andata alla nona giornata, solo un punto divideva Roma e Fiorentina.
e una vittoria permise ai giallorossi di scavalcare i viola in testa alla classifica. Poi le due squadre sono salite sulle montagne russe. La Fiorentina ha nuovamente superato la Roma, arrivando anche a più 6 sui giallorossi. Ultimamente sono arrivate 6 vittorie di fila della banda Spalletti e 12 punti conquistati contemporaneamente dalla Fiorentina. Per arrivare a pari punti prima di questa sfida, uno spareggio per il terzo posto. La Fiorentina conosce perfettamente l'uomo più pericoloso da marcare all'Olimpico, l'ex Mohamed Salah. L'egiziano ha 2 nuovi compagni di giochi, Stefan El-Shaarawy e Diego Perotti. Paolo Sosa vuole alte percentuali di possesso palla e molto passa da Borja Valero. Posizione regolare, in mezzo c'è El-Shaarawy, cercato e trovato! Stefan El-Shaarawy, Roma avanti al minuto 22! Ancora Salah, prova il sinistro, deviato! Mohamed Salah, raddoppia Roma! Ancora la firma dell'ex! Costa, Astori, ballo, tocco per Tatarciano, Perotti, palo! Due gol per la Roma, 2 cambi forzati per la Fiorentina. Prima mezz'ora tutt'altro che indimenticabile per la Viola, che perde prima Borja Valero e poi Mattias Vecino. L'area di rigore, il cross dentro per Perotti, 3-0 Roma. El-Shaarawy, Salah, Perotti. Il tridente di Luciano Spalletti chiude il primo tempo con un gol e un assist a testa. Ma la Fiorentina, prima del riposo, manda un segnale. Il fischio va Ilicic. La Fiorentina prova a rientrare nel match. Gli attacchi più prolifici dei primi tempi regalano una frazione spettacolare. Al riposo il parziale è 3-1. Pjanic, c'è una grande idea per Salah. In area di rigore Salah piazza il sinistro. Doppietta per Salah. 4-1 Roma. 5 gol e 3 assist nelle ultime 4 gare di campionato. Salah è incontenibile. Dopo oltre un mese torna a mettere piede in campionato Francesco Totti. L'Olimpico non aspettava altro. Totti scheggia il palo e non riesce a collocare la ciliegina sulla torta giallorossa. Per la Roma è la 7ª vittoria consecutiva ed è sorpasso sulla Fiorentina al 3° posto. Noi c'è da continuare così per non permettere a questi di stasera di recuperare questi 3 punti, perché questi sono una grandissima squadra. Noi abbiamo vinto una grande partita, ma contro una grandissima squadra. Mentalmente la squadra ha sofferto. Spero che questi 3 giorni gli faccia veramente molto bene, principalmente a livello mentale, che vengano
con la stessa predisposizione, la stessa gioia di lavorare e di competere come abbiamo fatto fino a qui. Sì, penso che abbiamo meritato su tutti i punti di vista. E niente, loro forse erano un po' stanchi perché hanno giocato lunedì, ma io penso che eravamo superiori in tutto. Allora, abbiamo preso il primo gol troppo presto e dopo penso che non abbiamo fatto una partita bellissima per ritornare a vincere. Fare 7 su 7 e fare 4 gol alla Fiorentina è un carico importante. Una sola vittoria nelle ultime 10 giornate. L'Udinese vuole allontanare il pericolo retrocessione, ma la Roma fa paura. Viene da 7 vittorie consecutive e contro i bianconeri ha vinto le ultime 5 sfide di fila. Per Luciano Spalletti è un ritorno al passato. Udine fu il suo trampolino di lancio 15 anni fa. È il quarto gol nelle ultime 5 presenze in Serie A team per il bosniaco, che così risponde alle critiche ricevute per la sua ultima prestazione in Europa. Con 11 gol a segno, la Roma si conferma la squadra più prolifica del campionato nel primo quarto d'ora di partita, ma nella ripresa l'ingresso di Duvan Zapata cambia volto all'Udinese. Dentro, il colpo di testa al palo! Pjanic, il suggerimento per Florenzi. Florenzi, un gol fantastico! Magia di Alessandro Florenzi e assist di Miralem Pjanic, è il 10° in stagione. Il gol di Bruno Fernandes arriva troppo tardi. La Roma incassa la 4ª vittoria esterna consecutiva, mentre per l'Udinese la situazione si fa sempre più critica e la sconfitta costa la panchina a Stefano Colantuono. 6 subiti in questa striscia di 8 vittorie di fila. Io partirei proprio dal gol di Dzeko, così torniamo anche alla telecronaca, perché insomma c'è anche una molla psicologica in quell'azione in cui ci ha messo lo zampino anche Salah, e guarda caso Salah e Dzeko sono quelli usciti un po' dalle critiche, no, dell'ambiente dopo la partita di Madrid. Io oggi sono venuto un pace, cominciamo a spingere, perché oggi faccio solo complimenti alla mia squadra proprio per la pericolosità del contraccolpo che può dare l'uscita da una competizione come la Champions. Io lo so bene perché mi è successo spesso, e questi ragazzi invece in allenamento hanno lavorato in maniera corretta, oggi si sono fatti trovare pronti in una partita che nasconde le sue insidie, poi nell'affrontarla e hanno fatto delle buone giocate, hanno condotto la partita bene e hanno vinto meritatamente. Ecco, a proposito di belle giocate, ci piace proprio raccontare la bellezza dei gesti tecnici. Nel secondo gol c'è proprio poi un gol capolavoro, quello di Florenzi, nasce anche dall'alto da un'intuizione di Pjanic che era proprio entrato per smuovere probabilmente qualcosa, non nella fase offensiva. Sì, no, anche il primo, perché Momo con quel tocco dentro, se la controlla lo mettono in fuorigioco, se lui anticipa con un tocco fa tutte e due le cose, li trova a metà strada che partono e c'è il vantaggio poi di posizionamento. Il secondo è una grande azione a livello di squadra, giocata sui piedi, poi uno che attacca lo spazio dietro la linea difensiva dall'esterno di Florenzi, e lì poi è l'intuizione, la qualità che c'ha questo ragazzo, oltre alla tecnica, proprio la qualità di scelte che... Parte mia, ma essere solo a 2 punti dal Napoli adesso significa qualcosa? Significa che il Napoli deve giocare e che possono essere gli stessi, perché il Napoli è nelle condizioni di vincere la prossima partita, per cui se noi si gioca prima e si vince, poi questi discorsi vanno fatti dopo che hanno giocato loro. La
sfida tra Roma e Inter mette di fronte i due allenatori che in Italia si sono spartiti tutti i trofei dal 2005 al 2008. Luciano Spalletti e Roberto Mancini questa volta si giocano il terzo posto. I giallorossi cercano la nona vittoria consecutiva per mettere fine alle aspirazioni di Champions League dei neroazzurri. Il sesto gol di Mohamed Salah nelle ultime 5 partite viene annullato per fuorigioco. Nessuna delle due squadre ha mai vinto da situazioni di svantaggio. L'idea dei due allenatori è di concedere il meno possibile all'avversario. Brozovic, apertura per Perisic, entra in area di rigore, Perisic in porta! E l'Inter è in vantaggio! Ivan Perisic festeggia il quarto gol nelle ultime 4 partite giocate. Il croato è un talismano. Quando lui ha segnato, l'Inter non ha mai perso. Provano a tenere duro. L'ultima volta che i neroazzurri hanno concluso le due sfide di campionato con la Roma senza subire gol è stato nella stagione 1991-92. Nainggolan controlla col destro, va da Dzeko, calcia in porta, lo fa molto male. Nainggolan! Il pareggio della Roma! La Roma si ferma 8 vittorie consecutive, ma l'Inter non riesce a guadagnare terreno sui giallorossi. I punti di distanza rimangono 5. Mai come le altre, un match speciale dove vincere conta più dei 3 punti in palio. Stadio Olimpico, 31esima giornata di Serie A Team. Benvenuti a Lazio-Roma, il derby della capitale che mai come quest'anno si può considerare storico perché si giocherà senza il tifo organizzato di Lazio e di Roma, perché potrebbe essere l'ultimo derby di Francesco Totti. Cross per il colpo di testa di El-Sharawi! Stefano El-Sharawi al minuto 15, la Roma è avanti ancora una volta al posto giusto, al momento giusto. 1-0 Roma. È il sesto gol in questo campionato, il numero 27 in Serie A Team. Vabiglia, non scende il suo destro. Nainggolan in scivolata, ancora ad arrivare per primo Pjanic, zona tiro, Pjanic, palo! Nainggolan, fino in fondo, ancora Nainggolan, c'è Pjanic, Nainggolan, Nainggolan! Ha scelto di fare tutto da solo, non ha trovato la porta. È iniziato il secondo tempo. Il cross è basso, Braffaid, dove c'è Florenzi, il cross per Salah, controllo il sinistro! Non trova gol del 2-0 la Roma! Nainggolan, intervento di Ute molto irregolare, Perotti da lontano, il palo! E poi Dzeko! Deve solo spingere in porta la palla del 2-0 Roma! Il cross per Parolo che va a saltare, poi Ute sul palo. Vabiglia dalla bandierina per Klose, colpo di testa, attraversa. Questa volta Parolo. Keita Baldé pensa al tiro, sceglie un altro cross, cross per Klose di testa e poi Parolo. E ancora viva la Lazio! Segna Parolo, 1-2!
il pallone per Keita, strattonato, poi la conclusione di Florenzi che trova l'angolo giusto. 3-1 Roma a 7 dalla fine. Occhio a Perotti che spinge fino in fondo. Perotti calcia con il sinistro. Il poker della Roma, c'è anche la firma di Diego Perotti. Ut che già ammonito, lo mette giù. Giallo più giallo vuol dire rosso. Non c'è più tempo. Ecco la parola fine. È un trionfo per la Roma che vince il derby 4-1. Sì, non avevo neanche mai vinto un derby, quindi sicuramente è stata un'emozione incredibile, soprattutto segnare anche il primo gol che ha aperto un po' la strada alla vittoria. È stata sicuramente una grandissima partita dove a un certo punto abbiamo anche sofferto perché sono riuscito ad andare sul 2-1, però abbiamo avuto una grande reazione subito a segnare, a portarci in vantaggio di nuovo e a tenere il risultato, quindi devo fare i complimenti alla squadra perché abbiamo fatto veramente un'ottima partita. Ecco, ma che cosa è accaduto nel secondo tempo, Stefano? La sicurezza di aver vinto già la partita, un calo fisico di concentrazione? Diciamo che loro hanno preso un po' di entusiasmo dopo il gol, ci siamo un po' abbassati ed è stato un errore, però ripeto, abbiamo avuto una grande reazione, poi davanti abbiamo fatto delle buonissime cose e quindi si è riusciti di nuovo ad avere 3 gol di scarto, quindi è stata sicuramente una bella prestazione e dobbiamo continuare su questa strada. Senti, il Napoli ha perso anche Higuain, probabilmente sono 2-3 giornate per lui. È politically corretto dire che si difende il terzo posto, ma si può puntare anche a qualcosa di più? Dobbiamo puntare a qualcosa di più. Il nostro obiettivo sicuramente è quello di mantenere il terzo posto, ma visto i passi falsi del Napoli sicuramente non dobbiamo mollare. Non dipende da noi, solo da noi, però sicuramente dobbiamo cercare di sfruttare queste occasioni per andare vicino. Spalletti. La Roma ospita il Bologna e va a caccia dei 3 punti per non perdere contatto dal Napoli. Luciano Spalletti schiera Iago Falque al posto dello squalificato Rajan Engolan e Diego Perotti da falso 9 al centro dell'attacco. Di Digne, colpo di testa di Salah, il palo, il Shaarawy, il gol annullato. La Roma si conferma la squadra più sfortunata del campionato con 17 pali colpiti e il Bologna, scampato il pericolo, punge. Subiga che mette in mezzo e c'è la palla in rete. I rossoblù, nonostante le assenze di Giaccherini e Mattia Destro, chiudono in vantaggio il primo tempo. Spalletti si gioca, la carta Francesco Totti. Florenzi, il dribbling a rientrare di Florenzi, l'appoggio per Salah, il palo! Prende palla Pulgar, Salah, il solo Salah ed è gol! 3 pali e un gol. Mohamed Salah è immarcabile per la difesa di Donadoni. Totti. Salah si centra, Salah con il sinistro. Palla fuori di pochissimo. Rallenta la Roma al secondo pareggio interno consecutivo. Il Bologna, con una gara di grande sacrificio, interrompe l'emorragia di 3 KO di fila. A Bergamo, con un occhio alle spalle dove spingono Inter e Fiorentina e lo sguardo rivolto al Napoli. La Roma cerca 3 punti per blindare il terzo posto e lanciarsi all'inseguimento del secondo. Luciano Spalletti si gioca la carta Edin Dzeko, mentre Edirei punta sull'ex Marco Boriello. Salah la mette fuori, Nainggolan!
La Roma parte fortissimo e in 4 minuti ipoteca i 3 punti, ma l'Atalanta non è d'accordo. Palla profonda per Gomez, interessante, Gomez di prima verso Borriello, palla che passa, arriva ad Alessandro! Palla che gira Borriello! Botta e risposta. In altri 4 minuti i nerazzurri pareggiano grazie a 2 ex giallorossi. Dopo il blackout la Roma si riprende e sfiora 2 volte il vantaggio. 2-2 al riposo, ma a Bergamo può succedere di tutto. Gomez mette in mezzo Borriello! Palla in rete! Borriello sfiora il 4° gol, la Roma colpisce il 19° legno in campionato. Perotti fino in fondo, Perotti la mette dietro, arriva Emerson e poi El Shaarawy, palla che resta lì, prolungata per Totti, può calciare Totti! Il secondo gol in campionato di Francesco Totti permette ai giallorossi di limitare i danni. La Roma torna a casa con un punto che lascia speranze a chi insegue. Non ha salvato niente, la partita l'ha salvata la squadra, lui ha fatto gol come deve fare, ha calciato una palla in porta, come l'altra volta ha dato un buon pallone. Noi, secondo me, il problema nostro è questo avere anche altre cose a cui dover pensare e non soltanto alla partita, ai risultati della Roma. Noi abbiamo diversi giocatori che hanno anche altre attenzioni, queste attenzioni bisogna distribuirle bene nella testa, perché sennò poi rischiamo di mettere in confusione un risultato come la partita di oggi, ecco. Vera, Luca, per esempio, a chi si riferiva adesso nello specifico? E mi riferisco a qualche giocatore che arriva tardi quel 10° secondo, che non prepara bene la partita, perché poi si vede da queste sfumature qui, insomma, che viene rimesso in discussione un risultato come questo qui. Ecco, siccome io li conosco, sai, Roma è un po' tentatrice, viene fuori il sole, sembra subito tempo di vacanze, monumenti, la bellezza della città. E si perde di vista quella che invece deve essere una distribuzione di attenzioni che va fatta in maniera corretta, che va fatta bene, la famiglia e la squadra. I risultati della Roma, oggi abbiamo buttato via una possibilità, mamma mia, una roba, cioè sono cose che possono accadere in una partita, però se lo devono meritare gli altri. Invece è evidente che abbiamo abbassato noi, ecco, che non siamo così attenti di sfruttare tutte quelle attenzioni che la Roma e che la squadra, che la società deve avere per questi risultati che sono fondamentali per il futuro della nostra società. Torino had only saved al blackout di Bergamo e difendersi dall'attacco dell'Inter all'Olimpico. La Roma non può sbagliare per tenersi stretta la poltrona Champions. Spalletti schiera Perotti con Salah ed El Shaarawy davanti. Ventura col 3-5-2. Belotti Martinez, coppia d'attacco. Dirige la gara il signor Calvarese della sezione di Teramo. Fischietto in bocca per Calvarese che avvia Roma Torino. Florenzi gli porta via palla, però Bruno Peres che riparte a gran velocità, come suo solito va da solo Bruno Peres, l'apertura per Martinez, il controllo, il palleggio, Martinez alto sulla traversa, ha fatto tutto benissimo, meno il tiro, Josef Martinez. Gaston Silva, si gira Belotti, ha una certa libertà, Belotti guarda la porta, calcia Belotti, palo del Torino, troppa libertà concessa al Gallo Belotti. Il cross effettuato, palla sul secondo palo, terra Belotti, chiedono l'ammonizione, invece Calvarese indica il dischetto.
Belotti contro Szczęsny. La concentrazione del numero 9. La rincorsa di Belotti. Va Belotti! Il Gallo Belotti fa 1-0, 11 in campionato. Il Torino passa in vantaggio a Roma con il rigore di Andrea Belotti. Cala il silenzio sull'Olimpico. Il Torino è in vantaggio. Glick per Baselli. Nainggolan può calciare. Nainggolan! Padelli ci mette la mano ed è via in calcio d'angolo. Alvarese riavvia. Roma-Torino. Va Perotti. Palla che gira. Secondo palo. Lo stacco di Manolas! E c'è il pareggio da parte della Roma. Ha segnato Kostas Manolas. 1-1 di testa. Il secondo gol in campionato del difensore greco. Il calcio d'angolo battuto alla perfezione da Diego Perotti. Punta l'area. Martinez. Ancora Obi. Bruno Peres. Uno sguardo al centro. Il cross che passa. E c'è il 2-1 da parte di Josef Martinez. Dimenticato dalla difesa della Roma nel cuore dell'area. Il cross per Martinez che in scivolata trova il suo primo gol in questo campionato. 2-1 del Torino con il gol di Martinez. È il momento di Francesco Totti, acclamato dall'Olimpico. Batte Pjanic, palla che arriva, una deviazione, secondo palo Totti! Ancora Francesco Totti, appena entrato in campo, al primo pallone toccato, fa 2-2! È una storia incredibile! Dopo pochi secondi, colpisce ancora Francesco Totti. Perotti, il cross, deviazione, calcio d'angolo, calcio di rigore. La sua rincorsa, va Totti! Padelli intuisce, ma c'è il gol del 3-2! Quando scende la notte per la Roma, a portare la luce è sempre Francesco Totti! Il boato dell'Olimpico, che impazzisce di gioia, impazzisce d'amore per il suo numero 10, Francesco Totti! Calvarese fischia la fine! La Roma batte il Torino 3-2. Francesco Totti scrive un'altra pagina della sua personale leggenda. Una squadra un pochettino particolare, cioè ha bisogno, ad esempio, se noi andiamo a vedere quello che ha fatto nel secondo tempo dal primo tempo, cioè stride un po', perlomeno se potrei anche rispondere di no. E in parte è così, però è sempre una condizione che gli arriva dalla testa. La nostra squadra ha bisogno dell'entusiasmo, ha bisogno del calore, perché è una squadra di qualità, per riuscire a fornire il meglio delle proprie qualità ha bisogno di quello che è successo dopo che è entrato Francesco da ultimo, che l'Olimpico ha partecipato con questo amore, con questo affetto, allora dalla squadra riesce tutto. Buonasera mister. Io la domanda su Totti la devo fare, perché quei 4 minuti e mezzo si può dire che hanno salvato la Roma in questa serata. Nel primo tempo è stata un po' negativa, secondo me un po' più positiva, però quei 4 minuti e mezzo sono stati fondamentali. Un'altra pillola però gliela voglio chiedere sul gol di Manolas. È sembrato che un giocatore come se volesse una domanda per cortesia. Ho finito. Su Manolas, se andava verso di lei e invece poi è stato portato via. È sembrato come se volesse dimostrare qualcosa, a noi ci è sembrato dalla tribuna. Il gol di Francesco è un gol che fa un campione di 15 secondi. Ci ha messo 15 secondi. È andato là, è passato fra tutti i difensori del Torino che sono delle verde, si è andato a mettere là sul secondo palo, la reazione è chiusa e quelle scelte lì le fanno chi ha qualcosa di telecomandato dentro, perché è una bella, è soltanto lui che le sa fare. Io speravo andasse là perché c'era da battere una punizione, ho detto, poi però quando è entrato lui questa partecipazione l'ho fatto subito, ho detto a questo punto la partita vinciamo, perché lo stadio ha subito questo entusiasmo subito, tutti, la squadra è dicendo.
l'ho messo un po' tardi perché avevo due o tre situazioni mezze e mezze, però fino a che non si è preso il 2-1 la squadra mi ha reagito bene, abbiamo fatto delle cose, nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita. Su Manolas non ho capito, ce l'aveva con me anche lui? Mi voleva... Mi è sembrato vedere Manasse come arrabbiato verso qualcuno verso la panchina, può essere un'impressione. Può darsi qualcuno lui si abbia fatto così perché è rientrato, aveva fatto quel rigore all'inizio e che si stiamo parlando. Mi sembra di non entrarci niente questa volta, ma se si trova qualcosa. Deve essere quella di Verdetti, Stadio Olimpico 30. Cinquesima giornata di Serie A Team, benvenuti a Roma-Napoli, un match che ci dirà se la Juventus può essere campione d'Italia già questo pomeriggio, se il Napoli chiuderà con anticipo il discorso Champions League, se la Roma può credere ancora nel secondo posto. Morbido dai Sharawi. Pallone di testa, rinviato dalle parti di Salah, che calcia di prima intenzione, non trova la porta. Higuain, palla morbida per Mertens, in area di rigore, la mette giù Mertens, destro-sinistro, il cross con il mancino. Si sta scaldando Zukanovic, davvero curioso, Manolas che vuole uscire, Spalletti dice no. Rudiger la regala a Mertens, punta Mertens, sterza su Pjanic, Mertens, zona tiro, Mertens, Szczęsny la tiene lì. Napoli che va in verticale, cercato Higuain, grande controllo di Higuain, Higuain, Szczęsny con un miracolo. Allan, Higuain, Calliacon lascia passare, Amsic, c'è solo Potenza nel suo destro. Si parte. Passa bene su Maicon, va da Amsic, limite dell'aria, Amsic con il sinistro, deviazione Szczęsny. Maicon. Si abbassa Perotti, servito, palla di ritorno per Maicon, in area di rigore, Maicon, calcio in porta! E Higuain con una grande giocata, spinge Higuain, allarga da Mertens, in area di rigore, Mertens! Sul fondo! Siamo già dall'altra parte con Mertens, e 2 contro 3, tarda ad arrivare Pjanic, Mertens si accentra, Mertens prova lui! Ancora poca precisione nel suo destro. Jorginho. Calliacon, cross deviato, prova ad arrivare Higuain, Szczęsny, poi Maicon e Szczęsny di piede in calcio d'angolo perché non può toccarla con le mani. Numero 22 Stefan El Shaarawy e tra il numero 10 Francesco Totti. Tutto in piedi per Totti. Insigne. Il cross per Higuain. Con coraggio Szczęsny. Palla che rimane lì. Il salvataggio di Rudiger. Va morbido da Pjanic. In area di rigore. Maicon. Salah controlla all'indietro per Nainggolan. Che piazza al destro e porta avanti la Roma a 1 dalla fine. Fanno festa i tifosi della Roma, ha vinto 1-0, ha deciso Nainggolan, grazie da Federico Zanone. Un po' intimoriti da questa loro presenza addosso al nostro tentativo di giocare la palla e loro ce l'hanno riconquistata giustamente, poi invece l'hanno fatta girare con velocità e con qualità e siamo stati costretti a rincorrere per un'ora di gioco. Quando ci siamo liberati da questo timore, abbiamo preso più coraggio, abbiamo provato a fare qualche giocata
in ricerca della tre quarti, dell'estro, dell'intuizione della giocata, proprio a anticipare quelli che erano i loro comportamenti, e ci abbiamo trovato quel vantaggio che doveva essere così anche dall'inizio, che però non abbiamo fatto. E per un'ora abbiamo corso e loro hanno giocato a calcio, e poi nell'ultima mezz'ora, al contrario, si sono create delle situazioni che la partita poteva essere pareggiata. Abbiamo messo qualche errore in questo loro fare possesso palla, di posizionamento, ci hanno trovato dei buchi anche abbastanza difficili da capire poi perché si erano creati, ecco, anche quello del gol, insomma. Però è successo, e sono cose che quando poi non riesci a gestire la partita, come si dice spesso, non sei tranquillo nelle scelte che fai, poi le cose le fanno gli altri. Genova è stata a casa loro e questa sera tornano da Aix, decisi a portare a casa la vittoria. Diego Perotti ha salutato i rossoblù il 31 gennaio di quest'anno dopo 43 presenze e 5 gol distribuiti in una stagione mezza splendida che ha restituito al mondo del calcio un talento cristallino. Due punti è il margine che separa la Roma dal secondo posto dopo la vittoria nell'ultimo turno sul Napoli. A 16 mesi di distanza Kevin Strootman torna tra i titolari a Marassi, dove il Genoa non ha mai fatto sconti a nessuno. Attenzione al Sharawi, il tocco, Salah, Perotti, grande azione della Roma, Salah! Gemaili, occhio all'Axal che può coordinarsi per il cross, Taxidis! Il pareggio del Genoa! L'inizio è pirotecnico, al vantaggio di Mohamed Salah risponde l'ex giallorosso Panagiotis Taxidis. Anticipo di Suso su Perotti, non c'è un attimo di sosta, Suso! I portieri sigillano l'1-1 all'intervallo. Negli ultimi 10 precedenti a Marassi non è mai finita in parità. Appoggio dentro l'area di rigore per Gemaili. Bella la combinazione. Cross dentro! Vantaggio Genoa! Libera dell'arbitro Mantovano, Totti! 2-2! Ancora Totti! Entra e segna. Francesco Totti scrive un'altra pagina della sua storia infinita. In verticale per Dzeko, molto defilato il bosniaco, trova l'assist per il Sharawi! Stefano Sharawi colpisce al cuore la squadra del suo passato e regala alla Roma un successo preziosissimo per il secondo posto. Dopo 5 vittorie consecutive, il Genoa cade al Ferraris. A
I don't know, I'm just happy that we got the three points. Sono felice per questi tre punti, è la cosa più importante per noi, perché vogliamo assolutamente arrivare secondi e qualificarci direttamente per la Champions. Dobbiamo vincere le prossime due partite, è l'unica cosa che possiamo fare, quindi da domani ci concentreremo sulla sfida col Chievo. Una vittoria importantissima, in un campo molto, molto difficile, con una squadra veramente aggressiva, con col pubblico che spingeva tanto, tutto l'ambiente, quindi non era semplice. Abbiamo avuto una grande reazione nel secondo tempo, con delle giocate di grande qualità, quindi siamo contenti. Un grande Genoa, abbiamo trovato dei campioni dall'altra parte che hanno risolto la partita, insomma, però il nostro compito l'abbiamo fatto, insomma, di lottare fino al 95esimo con la Roma. Per noi, dopo che abbiamo vinto contro il Napoli, è partito poi un pensiero e rimarrà tale fino alle prossime due partite. Oggi abbiamo fatto vedere. 15 partite consecutive senza sconfitta, 12 vittorie e 39 punti raccolti. Non abbastanza, almeno per ora, per agganciare il Napoli al secondo posto. La Roma ospita il Chievo Verona per continuare la sua rincorsa. Nel giorno della celebrazione per le sue 600 partite in Serie A team in maglia giallorossa, Francesco Totti parte ancora dalla panchina. Situazione in sala, Nainggolan poteva calciare, lo fa in un secondo momento, e la Roma al 18esimo sblocca il risultato. Raja Nainggolan porta in vantaggio la Roma con il sesto gol in campionato, per il giallorosso è record. La Roma chiude in doppio vantaggio, ma il Chievo non ha intenzione di mollare. Digne chiama il pallone fuori in Nainggolan, si vede invece da Perotti sul primo palo. Al 59esimo entra Francesco Totti. Sono 600 in Serie A team, tutte in giallo-rosso. Solo Paolo Maldini, 647, e Javier Zanetti, 615, hanno giocato più di lui. Totti di prima, gran palla per Pjanic. Nel giorno della celebrazione di Francesco Totti, la Roma vince e continua a mettere pressione al Napoli. Partiti, la differenza, la distanza da alcune squadre, le gare da dover portare a casa con un filotto, tutte positive, sembrava quasi impossibile doverlo guardare questo girone di ritorno all'inizio. E loro sono stati bravi a mettersi a disposizione, a far bene il loro mestiere. La Roma fa visita al Milan a caccia di punti per completare la rimonta sul Napoli, sperando in un passo falso dai partenopei per scavalcarli al secondo posto. I rossoneri invece, attesi dalla finale di Team Cup, devono vincere per continuare a sperare nel sesto posto. Suggerimento di Strootman, Salah se ne va, area di rigore, col sinistro, e stavolta non sbaglia. Nella sua 50esima apparizione in Serie A team, Mohamed Salah segna il gol numero 4000 della storia della Roma, quello del vantaggio. Mario Balotelli non riesce a incidere, all'intervallo Christian Brock inserisce al suo posto Luis Adriano.
Bonucci, palla dentro per Luis Adriano, si fa vedere in mezzo Bacca, decisivo Manolas, la botta di Honda che spreca tutto. Palla profonda, El Shaarawy, il controllo col petto e fanno due. Stefano El Shaarawy segna sotto la curva sud davanti ai suoi ex tifosi alla prima a San Siro con una maglia diversa da quella rossonera e di fatto chiude il match. Punizione a due, la rincorsa di Totti. La battuta col destro, pallone deviato e grandissima risposta con la mano di richiamo. I 16 metri, cerca di saltare l'uomo, il colpo di tacco per Salah, col mancino la prova, la risposta di Donnarumma, il tap-in di Emerson. Alla festa giallorossa partecipa anche Emerson Palmieri, che segna il suo primo gol in Serie A Team e diventa il 17° marcatore stagionale della Roma. Per il Milan il gol di Carlos Bacca è una magra consolazione, ora l'unico modo per tornare in Europa sarà vincere la Team Cup. Una squadra che se riesce a fare ancora quei due o tre passettini è una squadra che può confrontarsi con chiunque, può fare il risultato con chiunque.